Alexa, basta, rinnova Sub. Oh, dai, su, sta buono. Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti, ben venerdì a tutti, ben ritrovati. Eccoci qua di nuovo, Easy Fix. Comunque, 16 rinnova Sub, dice, non ho capito. Mo se hai comprato a mio fratello, sta sempre a fare Alexa, sono arrivato io. Alexa, rinnova Sub, non ho capito. Ma è certo che non, infatti, dopo ci sta. Perché non glielo mettono al comando? Non hanno capito. Bisognerebbe scrivere a. Scusa, Alexa è Amazon. Sì. Twitch. Prime potrebbe pure farlo. Tu fai Alexa, senti che dai, io fai Alexa, rinnova Sub, e lei dovrebbe dire per quale canale. Semplice, ma. Easy Fix, capisci? Ben pomeriggio a tutti, ragazzi. Grande, c'è il mitico Rossettoni. Cari del Fermento Liquido, se tocca una scarica si rompono? No, assolutamente no. Forse si può scaldare un pochettino di più. Ciao Domenico, ciao Paolo, grande Paolo, Enzo, Francesco. Ce ne abbiamo tanti. Costantin, Mattia, Alessandro, grande Alessandro Calabrese, Ertix, Verda, Fabio, creati un portafoglio Bitcoin per il negozio. Pagamenti veloci e certi senza, allora, chargeback. Siamo arrivati un po' lunghi perché dovete sapere che mi sono dovuto assentare perché su al Tesla, a Salan, che come sapete manteniamo a livello tecnico, hanno messo la fibra. Tu dirai, ma c'era pure prima? No, perché prima era FTTC, adesso FTTH. Poi il Tesla dice, oh, c'è strana la fibra, noi dice, vabbè, la mettiamo. No, mettine due. Sai mai quello che non è. Sarà mai, 960 mega in download. Tiscali, tra l'altro, perché Tiscali mi dà 300 in upload, Vodafone mi dà solo 200, mentre Tiscali mi dà 300. Sono andato su. Vediamo il più veloce che riesce a mettere il link del Tesla sulla chat. Hai sbragato di X6. Perché ho sbragato? Ah, è vero. Infatti, perché sto questa merda di sedia? Quella è una sedia, tutto rispetto. Ho anni. Allora, ma che senso ha fare un PC da 1400 euro adesso? Lo stesso senso che c'ha a farne uno da 1800, uno da 900. Non è un discorso di senso, dipende sempre dalle esigenze, dal portafoglio, perché sennò ti dico, che senso ha comprarsi una macchina da 10.000 euro quando compra una? Adesso? Quindi, adesso? No, perché sembra che tu, se fai il PC, quando annuncia scrive 9, blocca tutto il mercato, chiudi il negozio, ti aspetta che escono. Non riesco a capire, perché poi qua c'è una 1660, no? Tu immagina, non sarà la prima uscita, lo sappiamo, la prima uscita sarà la 3090 e la 3080. Che non troverai mai. Al primo giro ne trovi, al secondo se le prenotate le trovi. Sì. Tempo che te fanno la fascia media, quindi 3070, poi uscirà 3060, ma già stanno a parlare mesi dopo, stanno a parlare che secondo me 3060 se ne parla perché loro sono smart, quella è quella più battuta, te la fanno uscire dopo Natale, perché chiunque c'era la 1080 dirà, me faccia la 3060 perché tanto a quello mio. Loro lo sanno, gli infami, che fanno dopo Natale. È normale, quindi 3060, poi esce quella tra virgolette, sempre scherzando, dei poveri, che sarà 3050 Ti, chiamala come ti pare, quella esce 7-8 mesi dopo, perché dice, ok, mo diamo la possibilità pure a quelli che vogliono spendere dupiotte de fasse un PC decente con 800 euro, ma questo avviene dopo. Quindi se tu compri la 1660 Super oggi, secondo me almeno fino a, non voglio esagerare, febbraio di quest'altro anno, stiamo a parlare di 6 mesi abbondanti, te tieni su un'adeguata fascia media. Quindi dove sta sto errore? Giustamente, finalmente siete tornati anche il venerdì. Ormai siete appuntamento fisso, altro che pomeriggio 5 e sbarazze varie. È vero, Costantino, sono contento di essere, che siamo tornati, perché questo che è la prima live su YouTube dopo le vacanze. Quindi è la prima live dopo le vacanze, ma ormai ci siamo già abituati al fatto che siamo tornati in piena operatività, perché è da lunedì in realtà che stiamo streamando su Twitch. Comunque, abbiamo fatto veramente a Gerard, sta buono, dai, e lui è Gerard Butler, sì. Sì, la 3080 secondo me quanto sarà più potente la 2080 Super? 20%, quindi il 20% funziona sempre, sarà come la 2080 Ti più o meno, soltanto che avrà più RAM. Prima volta dal. La mia paura è che prima o poi non ce la faremo più a fare PC con ad esempio sotto i 1000. È più o meno. Però troverai sempre il metodo, perché in realtà sarà sempre più vera sta cosa. Riuscirai sempre più a fare PC verso i 500 accettabili. Scusate se rompo i coglionzeri, ma perché un Ali così grosso? Che vuol dire così? Ma perché, 750. Allora, spesso l'alimentatore, specialmente quelli non modulari, si passano veramente 10 euro l'uno dall'altro. Quindi alla fine ci senti, c'è la 1660, se mi capita una 2080 Super di un amico, che fai? Ce la metti, cioè, ce la puoi mettere. L'alimentatore è quella cosa che se tu la compri buona te la tieni anche per anni. Cioè non è che devi cambiarlo quando fai l'upgrade dei componenti. Dal momento che la 1660 Super sarà quella che per adesso è stata presa per tenere il prezzo
prezzo un po' più basso del PC, perché comunque sono sempre 1400 sbleure, non parliamo di noccioline, un domani magari con una 3060 che costerà comunque sì, magari 600 euro, 500 euro, l'alimentatore sarà in grado di reggerla tranquillamente. Quindi farlo troppo preciso per questa config non conviene mai, conviene sempre vedere un po' sovradimensionato, tanto il consumo... lui eroga quello che gli viene richiesto, non è che consuma 7,50 perché è un 7,50, ecco. Allora, per chi ci ha chiesto se abbiamo buona disponibilità di paste termiche, abbiamo 600 pezzi di MX4 e 8000 pezzi di Silver 5. Diciamo, noi carichiamo su due modelli, però ce l'abbiamo. Però ce l'abbiamo. Che vuol dire? Ma ho messo il link e non compare in chat. Il link è di cosa? Forse solo i moderatori non se lo posso. Forse solo i moderatori, ma moderatori non ne abbiamo. Mamma mia, c'è. Allora, ragazzi, per chi è nuovo, senza HTTP non è niente. Il link del Tesla, della sala LAN di Roma, la più bella, la unica, inimitabile, bla bla bla, eccetera eccetera, con quei tutte... PC che funzionano, perché quando perché si rompe aggiustiamo noi. È quello lì. Se lo aprite, vedete comunque delle immagini di come è fatta questa sala. I più attempati, i più vecchi, avranno vissuto anche il periodo in cui ci abbiamo streamato qualche volta, specialmente Fabio più di me, in cui abbiamo fatto sessioni di streaming sul nostro canale direttamente dalla sala streaming del Tesla. Ebbene sì, stavamo pensando poco prima di iniziare questa live, sempre 5 minuti prima, perché noi discutiamo di reintrodurre una sorta di format, quindi preparatevi che ci sarà qualche live special ogni tanto, la faremo direttamente dal Tesla. Quindi anche quale sarà la prima puntata? La prima puntata che faremo sarà una cosa che voi aspettare con ansia, sarà scitterie su qualcosa insieme, quindi prima impressione di quello che vedremo dai link che ci manderete voi sulle scitterie. Se vuoi fare scitterie su Amazon, se vuoi fare scitterie su Subito, se vogliamo fare scitterie sul giardinaggio, che con te uscirebbe pure bene. Se vogliamo fare una scitterie mix, ma scitterie mix su tanto, Subito, se divertiamo tanto, per scrivere alla gente, è vero, potremmo farlo pure. Se poi in due, da già me ne vengono idee, te cari, capirai. Mamma mia, dai, ma sì, sì. Allora faremo su Subito e vedremo quello che troveremo. E voi ci manderete dei link. Preparate già i link. Insieme sarà figa come cosa da fare. La faremo dal test. Quindi comunque sia, perché almeno passiamo, chiudiamo qui, ci spostiamo su e passiamo insomma un paio d'ore insieme, invece di fare magari uno streaming da casa io o Fabio, ogni tanto li uniamo e facciamo uno da su, quindi ci sta bene. Che ne pensate voi? Allora, ciao Filippo, ben non arrivato. Niente, nessuno ha scritto niente. Infatti niente, sì, ancora cominciato a montare. Adesso vedi a quelli di Twitch, perché questi niente. Sì, infatti sì. Questi basta fare le domande, che PC faccio con 1200, vedi? Niente. MSI non ti dà più opzioni mini TX, non lo posso vedere in Intel 1200, solo 0390, 300 euro di scaramale, 95. E quindi RTX? Ciao raga, perché MSI non ti dà più opzioni mini TX non obsolete? Ah, manca tutta la punteggiatura e i punti interrogativi. Intel allora, 1200, solo 0490 a 300 euro di scheda madre per un i5-10 e 4, non ce lo vedo. Secondo me una B460 Mini-TX Gaming la faranno. Se parere mio, la butto là, non è che... È che il Mini-TX però... RTX, per diciamo chiudere un po' la cosa, è che è molto di nicchia e chi lo fa generalmente... Ancora per poco però, Sì, ancora è poco. Però è molto di nicchia tuttora, quindi non lo trovi facilmente sugli scaffali. Le schede madri che producono escono sempre con wifi, bluetooth, belle carrozzate, perché essendo piccola mettono tutto integrato, quindi ha un costo elevato. Ecco perché non si trovano così facilmente questo tipo di schede. Sì, va bene The Jumper. L'NR200, che cos'è l'NR200? Ciao Nico. Dovrebbe essere il case quello nuovo dell'Antec? Che cos'è? Masterbox. Ah, questo il cooler master. Una sorta di sì, non mi dico, non mi... di cosa? Di H200, di, hai capito? Sì, 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 sì. Lo dovremmo vedere. Fatto oggi l'ordine al cooler master, non c'era questo, mi fa. Se vede che l'hanno solo presentato, ma ancora niente. Small size. Carino però. È metà tra online lì, sì, vecchio stile, sì, sì, sì. L'avrei fatto finestrato, perché me l'è bugato. Perché vabbè, però fuori è più rompia l'aria, sì, è vero. Allora, ha senso comprare adesso un i5-9400F? Sì, dipende dal prezzo che trovi, però... I 10-4F si sono abbassati subito, quindi ti direi... Raga, piuttosto sono scese le RAM, avete visto pure sul sito nostro, le ho droppate tutte, sono scese tanto, anche alcune anche 20-30%, tanto.
come sta Iron Man? Gli fa ancora male la testa, è messa ai rocco, pesa. Poi immagina quando ci metterò una 3000 sopra. Allora, bonus PC, Andrea, ti posso dare le informazioni che ho e sono aggiornato a ieri. Praticamente il bonus PC funziona in questo modo. Puoi trovare ampie informazioni anche su Google, però ti dico in modo sintetico. Allora, il bonus PC andrà in base all'ISE, quindi se hai un ISE grande Filippo inferiore a tot, non mi ricordo quanto, in realtà mi sembra 20.000 euro, mi sembra, ci avrai 500 euro da spendere, di cui però 200 sono per la connessione. Quindi cioè, dovrebbe essere 500 più 200, puoi spendere 500 per il PC. Fortunatamente per noi, te lo dico, fortunatamente per noi funziona in questo modo, che la gente viene, compra il PC, richiede la fattura con codice fiscale, che Stefano comunque non sa fare, con quella fattura, quindi devi farlo con me, con la fattura col codice fiscale, voi poi lo Stato vi ridà i soldi a voi, quindi a noi per una volta tanto non dobbiamo fare pezzi di carta, noi ci danno i soldi, dai il pezzo di carta e te la vedi te. Bella così, mi piace. Oh. Allora, ho collegato l'evento, grazie intanto a Filippo per la donazione, dice alla fine ho preso il PNI, NVMe M2, che ne pensate, stava in sconto. Allora, PNI su SSD non è che brilla. Vabbè, come marca non è... No, PNI non è male. Ah, comunque vi dico una cosa. No, è lui infatti il proprietario, l'ha detto ieri su Twitch. Ah, Filippo. È quello del Silicon Power. Ok, no, racconto la decisione di Filippo. Qualcuno forse l'avrà vista. Io ho fatto una mini live su Instagram, che poi non ho salvato, perché adesso hanno messo che le devi mettere per forza sui GTV. Io GTV mi sta sulle palle, quindi non l'ho salvato. Ho fatto una live che hanno visto forse 20 persone. L'ho startata. Morivo Alessà. Perché volevo far vedere proprio l'SSD di Filippo, che ogni tanto me lo vedeva, ogni tanto no. Poi a un certo punto starto sta live, li avevo scambiati perché ha due slot M2, me l'ha visto sempre, ma mi vedeva anche l'altro. A quel punto l'ho riavviato ovviamente 20 volte in live e 20 volte me l'ha visto, l'ho spento, riacceso, staccato corrente, me lo vedeva sempre. Lo stacco, io lo consegno, gli dico: Fili, guarda che c'è la possibilità che sto disco sia rotto perché mi ha fatto questo così. Arrivo a casa, mi fa: non mi vede l'SSD, ho fatto ok, è rotto. Quindi alla fine sto SSD, Filippo ve lo può dire, era e si ricompava perché... Grazie intanto a Fabrizio Sella che ci followa su Twitch, nonostante noi siamo su YouTube. Minga Pinozzo, metti il link di Twitch per tutti quelli che non ce l'hanno ancora. Mi pare strano. E che PC starà assemblando? Federico, in descrizione trovi tutti i componenti che monteremo in questo computer. Io quando spengo il PC il mouse e tastiera rimangono accesi, è normale? Sì, perché vuol dire che o hai una schermata dell'Asus o hai un'impostazione da BIOS che continua ad alimentare le prese USB anche quando il PC è spento. Si può disattivare questa funzione direttamente da BIOS. Allora, per quanto riguarda Alessandro, che hai connesso le ventole alla presa e non ti funziona, cioè con un tridente, che vuol dire questa cosa? Spiega Alessandro. Ho collegato le ventole anteriori all'H500M con un tridente sui pin RGB della MOBA, ma non funzionano perché devi vedere se magari da software, quindi il Mystic Light, se gli dai di accenderle, se te fa riaccendere, se no o c'è un problema sul tridente o c'è qualcosa che non quadra, però, perché se stavano connesse al controller magari del dissipatore a liquido e magari funzionavano, è strano che non ti funziona così. Grande Lucius che ci saluta, grande Mitico, ciao ragazzi, ma Intel si riprenderà la prossima Genesis? Spera Eugenio, in realtà non è che sta così in crisi Intel continua a vendere perché comunque si ha una base, una struttura molto solida, ha perso parecchio, o comunque oserei dire che è AMD che ha riguadagnato parecchio, perché aveva perso parecchio. Tutto sommato adesso secondo me i due brand si stanno contendendo il primato su il produttore migliore di CPU, anche se poi per specifiche e solo per specifiche AMD risulta essere superiore, perché comunque sia sembra che ha fatto dei step evolutivi più veloce prima rispetto ad Intel. Però detto questo non vuol dire che Intel è così scarsa, adesso non è un processore da buttare, anche perché comunque sì, è vero che ci mangiano un po' sopra, è vero che ti costringono a cambiare socket più spesso rispetto a quanto ti ci costringe la piattaforma AMD, però comunque sì, i processori sono sempre molto validi, questo c'è poco da dire, anche se magari te lo fanno pagare un po' troppo per quello che ti stanno dando poi effettivamente. Poi c'è una percezione un po' sbagliata del guardare solo i nanometri per giudicare un processore, quando non è assolutamente così, visto che comunque sia Intel con il processo produttivo a 14 nanometri plus o plus, quanti più ci vuoi mettere, più ne metta, riesce comunque già da anni a stare ancora sopra per quanto riguarda alcuni tipi di attività che si fanno con il PC sopra nuovo AMD. Lavoro. Stesso discorso per le schede video Nvidia, che stanno a 12 nanometri, Navi 10 di AMD sta a 7, non...
lo sapete tutti, insomma, come è andata a finire. Allora, alla fine della battaglia mediterranea ci guadagniamo sempre, ci guadagniamo noi, infatti sono contento di questa cosa. Il Carascione, che attenzione, che dice: buon pomeriggio, festeggio con voi il nuovo lavoro. Mitico Carascione, no. Grande Carascione. Che la posso fare il caffè? No, a chi t'ha due caffè, dai. Grande io, Carascione. Io per andare a mettere la fibra a Tesla non l'ho preso il caffè. Non scusa? L'ho preso. Scusa? Scusa? Per andare a mettere la fibra al Tesla non mi sono preso il caffè. Questa cosa è molto grave. Male, fai il caffè allora. A chi t'ha due caffè? Bene ragazzi, grande il Carascione che ieri infatti me l'aveva detto e sono svegliato alle 6:30 e di stamattina per andare, e ha scritto pure che non poteva fare la live oggi per via, per causa del nuovo lavoro. Sono contento Carascione, ben pomeriggio, ben arrivato e complimenti a te, sono veramente felice che brindi con noi questo tuo nuovo inizio di lavoro, spero che ti dia tante soddisfazioni, tanta felicità, tanta gioia, tanto amore. Ma lunedì lavora, almeno smettere di streamare. Samuele, sì, ma lunedì me lo offrite un caffè, certo Samuele, quando verrai qua certo che te lo offriamo, sarà la prima cosa che facciamo. Secondo me Intel per guadagnare dovrebbe aprire uno store proprietario per proporre le CPU a un prezzo minore. Store proprietario c'ha un costo, quindi non lo faranno. Allora, auguri Carascione, grande Carascione. Ok, se uscire 3000, no Alessandro, usciranno da qui a breve, tempo un mese. Nello, ho trovato su un sito spagnolo, non so che cosa. Bella build bilanciata oggi. Secondo me la build che tutti più o meno è alla portata di più o meno l'80% dell'utenza che ha intenzione di investire sull'acquisto di un PC. L'ho fatto con Mr. Like, ma niente. Strano però, Alessandro, ma tu prima stavano connessa a un altro controller, funzionavano. Buongiorno intanto mi dico Gerardone, buongiorno ai signori moderatori, alla chat, auguri messinese, dai. Stefano, io non conosco la tecnologia AMD, spiega un po' questi processori, che generazione siamo arrivati? È un po' lungardo da spiegare, sono tante persone che scrivono, vediamo se poi nel corso d'opera, quando tornerà Fabio, magari riusciamo. Grande Filippone, intanto certo che la leggo, grazie ancora per la donazione. Quindi che dite che ste PNI vanno meglio? Beh sì. Cioè, o comunque sempre situazionale come cosa, Filippo. Purtroppo i marchi che hanno, come dicevamo ieri, i marchi che hanno il predominio per quanto riguarda gli SSD sono i soliti, Western Digital, Samsung. Purtroppo non sono tanti, ecco, e hanno un costo, te lo dimostra il fatto del costo, del prezzo, ecco. Però ti può dire benissimo, ti poteva dire benissimo con un Silicon Power, come ti poteva dire benissimo con un PNI o anche con altre marche, anche il Crucial stesso. Purtroppo hanno una percentuale di rottura più alta, perché comunque se lo paghi meno vuol dire che hanno speso un po' meno in termini di qualità, magari solo della saldatura del chip eccetera eccetera, che le memorie magari sono buone, però sono state, magari sono, il processo di assemblaggio è un po' più scadente rispetto ad altri che fanno più test eccetera eccetera, perché tu monti un SSD, lo trovi già rotto, vuol dire che non viene testato prima della vendita, e queste cose fanno abbassare il prezzo. Però se ti dice bene, ti dice bene, funziona bene. Allora, Pollina, Pollinone, grande. Allora, sono eroe Ganzo, è vero, Alessandro Calabrese, chiamatelo eroe Ganzo, per favore. Allora, speriamo bene, ma sì, dai, vedrai che andrà bene, Filippone. Allora, mi consiglio una 1650 MSI oppure una 1650 Asus? Sono la stessa cosa, Luca, nel senso sono di pari qualità. E poi dipende dal tipo di versione che prendi di una scheda o dell'altra, che creano un po' di differenza, anche se è sempre una 1650, però comunque sia i due brand si equivalgono, quindi vai tranquillo. Ma è possibile che dovete sempre farvi riprendere al Pinuzzo? Dai, su, forza col ditino. È giusto, non vi fate riprendere da Pinuzzo che poi se infervorisce se in casa, no? Mettete like a sto cavolo di video. Ma che nome del cara? Che mi ha dato Warzone? È vero, Alessandro Calabrese, tu sei eroe Ganzo su Warzone. Stefano, che processore adesso va di moda, che viene utilizzato di più, richiesto di più? Scusa la domanda, perché volevo... Va di moda ormai. Allora, va di moda. Aldo, adesso va di moda, è un po' vintage, ritorna ogni tanto, è il 3600 di AMD. Ryzen 5 3600 è quello rapporto qualità-prezzo per fare una build di fascia media barra medio-alta, si punta molto sul Ryzen 5 3600, scusami. O se no, se vuoi andare un po' di più, il 3007, ecco, questi sono i due più piccati, più scelti, va più acquistati. La fascia media, ma anche tanto il 3003X, peccato che non si trova. È vero, è vero. Grazie intanto per il caffettino, utilizzeremo questa B550 Tomahawk come supporto per il caffè. Mo se vede Alberto te spara. Lo so, Alberto mio, ben pomeriggio. Tizio non c'è. Ben pomeriggio a tutti. Fabio Stefano, posso avere una vostra opinione sul nuovo DC Alpha Cool Aurora Aspire? Allora, l'Aurora noi l'abbiamo provato, in realtà va molto meglio quello senza RGB, L-L-T. Perché l'RGB, cioè, l'evento l'abbiamo andato, si rompono
con no. molta facilità. E il water block è brutto perché è molto alto e non mi dà l'impressione. Perché l'ice bar normale è proprio spettacolare esteticamente. No, però è alto così. È alto così, Gerard, guardami, è alto così. Ecco, attacca al potere. Allora, su attacco al potere non avevo la barba nera, è uno dei pochi film. Non avevo, già parla che si sente, sì, sì, sì. È normale sentire il rumore del liquido dei tubi? Sì, è normale che la pompa sta Io spingendo. Ho fatto la clip Gerard a mia moglie su Twitch, si è aperta ancora a ridere. Quando te ne sei andato. Mamma mia. Allora, normalmente sì, lo senti Restlix perché comunque sia c'è serie che c'è un po' d'aria nei tubi e quindi senti lo sfrugliamento dell'acqua che passa attraverso la pompa, è una cosa normalissima, quindi non ti preoccupare. Ciao, spacco tutto, bel pomeriggio. Ragazzi, ero indeciso su una scelta, RAM per un PC game 16K, hanno deciso se meglio maggior frequenza o minore cast latency, alla fine ho scelto delle Corsair Vengeance Pro 3600 cast latency 18, fatto bene? Sì, assolutamente sì. Daniele, sei molto umile, devo dire. Poi Samuele, non ho capito, ma tu, Samuele, ci vuole lasciare i soldi, cioè lui vuole, bene, lunedì. Vuole shoppare sì. qualcosa, va bene, te le mettiamo io. Comunque non è giusto che Tizio non ci sia, adesso che non so chi banna. Una brutta notizia, Tizio, Inigo mi ha mandato il listino. Io ho fatto l'ordine e ho scritto l'ordine è questo. Stranamente due ore dopo mi fa ok, ti mando la preapprovazione. Quando è fatta quella poi parte. Dico strano, poi ovviamente sono due giorni, ma mannata questa in dettaglio. Poi ho scritto scusa Nico, ma sul listino che tu mi hai inviato no estas la ventolas che vuole Tizios. Lui mi ha dato la foto col modello. Lui mi fa quella ventolas arriva il 7 di settembre. Il 7 di settembre. È il settembre. E quindi il prossimo giro. Disse al limito Aerogul, eh sì, c'è il Pulse che non è male, il 240, molto carino. Tra l'altro per adesso non lo voglio dire che ogni volta. Ma tu non c'hai il Pulse? No, io c'ho il Levante. Tu c'hai il Levante. Maserati c'ho. Sì, le... Stavo dicendo, non lo voglio dire, ma dei Pulse per ora non se ne è schioppato sta manco uno. Mi puzza un po' sta cosa. No, sono buoni. Allora, stavo dicendo poi, cosa ne pensate dei benchmark gaming fatti a caso su YouTube? In che senso? Spiegati un po' meglio, Giampiero. Ciao intanto, ben arrivato a Game Tech. Buongiorno Marco. Posso avere una vostra opinione sugli SSD S3 Plus? Grazie. Allora, S3 Plus è un marchio economico, sicuramente si è distinto per il prezzo. Le prime serie, noi l'abbiamo, di titolarità, l'abbiamo trattato, poi abbiamo abbandonato perché ci sono stati un po' di problemi di affidabilità. Non so la situazione adesso com'è in particolare, però ci abbiamo avuto qualche problemino all'inizio. Sì. Siccome che poi noi sapete che l'affidabilità per noi è la prima cosa, appena vediamo che se ne rompe uno di più, noi molla tutto. Stacca. E quindi è così. Allora, Fabio, ci sono novità per l'NZXT H1? Mi sto a fa vecchio, ancora nessuna novità, Nello, purtroppo. H1 l'hanno fatto uscire dappertutto, sembra che lo trovi come se fosse il pane, non esiste né in Italia né in Germania, nessuna parte. Caffè gioia, il caffè che non ti annoia. Sembrano allora quelle cose create ad hoc. È come se dici, ragazzi, assembliamo un PC al mese a metà prezzo. Dici, quanto ne fai uno solo? Quello di sto mese è già fatto. Sto a posto. Tra tre mesi è già fatto. Sì. Dici, guarda, ho appena venduto. Non lo vedi mai. L'H1 l'hanno creato. No, sì, sta là, ci ammazza questi prodottoni che hanno fatto. Il prezzo è giusto. Vai a prendere. Non c'è. Se puoi ordinare, no. Non esiste. Però sono sei mesi che. Allora, Filippo, un impianto a liquido. Ma per un impianto a liquido voi lo potreste fare anche colorato? E dopo quanto andrebbe fatta la manutenzione? Allora sì, Filippo, quello che tu dici impianto a liquido colorato vuol dire un impianto a liquido custom. Ci sono video un po' vecchiotti, magari sempre sul nostro canale, dove facciamo diversi impianti a liquido custom. Hanno un costo però elevato a livello di proprio di progettazione, quindi sia di pezzi che di manodopera per farlo. E ti dico, per fare, che ne so, un impianto solo sul processore potresti spendere in completo di manodopera intorno anche alle 500 euro. Poi la manutenzione lì c'è da fare almeno ogni paio d'anni, cioè da monitorare la tanica dell'acqua per vedere se cala troppo e refillarla, e ogni paio d'anni andrebbe svuotato l'impianto, pulito il water block, perché comunque si crea, vuoi non vuoi, la mappazzina un po', si crea la pappina all'interno e quindi passa un po' meno acqua. Che quindi dissimo un po', cioè, la mappazzina, sì, cioè, mappazzone, se è cosa grossa, mappazzina se è robina, capito? Ma tu sei americano, queste cose ne no. sai, sta Hollywood. Comunque è giusto. Ok, andiamo giù. Tanto chi ha chiesto, allora, Xiaomi farà dei PC a partire da 200. Ah. Saranno tipo quelli, hai visto quando facciamo shitterie su Wish e vedi quelli cinesi a 199 scritto gaming? Sarà così. Pensa, una volta Sapphire ha provato a fare un prodotto del genere, te lo ricordi?
Sembrava un modem in verticale, nero di gomma, tipo poi piccolino. Che Jacopo hanno rischiato di chiudere tutte le. Sì, poi hanno rischiato di farli entrambi. Hanno accannato subito. Allora, non so quelle cose. Se ci hai preso, hai aperto un mercato. Fai, Marco, fai sta domanda sui brand. Vai, ok, vai, scendi. No, ma se devo portare. Sali un pochettino. No, ma se devo. Un po' più su. No, più su. Siamo indietro. Ho capito, sei lei che te fermi, trastulli troppo. Allora, no, stavo a leggere quello Mi spiega perché se spengo il PC col gamepad attaccato, il PC non si spegne subito. Si spegne dopo circa 10 minuti e se lo stacco si spegne veramente. Che gamepad è? Che scheda madre hai? Allora, sta in Spagna, lo vendino. Sapete qualcosa del 9 GPU? Fra un mesetto circa, perché a breve, tra qualche giorno, faranno la presentazione della serie 3000 di Nvidia. E poi, fra circa un mesetto, cominceremo a vederle lanciate sul mercato. Poi ci vorranno almeno 2-3 mesi per trovarle un po' per tutti noi. Per esempio, video benchmark sui processori Ryzen e magari gli affiancano un 2666 8GB in single channel al posto di 16GB in dual channel. Sì, è vero, li fanno, Giampiero. Però, se tu testi un processore diciamo con la stessa RAM, ma un processore un altro processore, puoi vedere una differenza, diciamo, se crei uno standard di config, se cambi il processore vedi come risponde solo quello. Poi sì, non è fatta precisa, però ti può dare un'idea, quindi vanno presi un po' con le pinze questo tipo di bench, ti puoi fare un'idea, ecco. Ertix, mo chiediamo a Nico. Allora, ben pomeriggio, grande Simone, Simo Mochi. Beh, finalmente becco live, dai. Signor Fabio Muratore, piastrellista, cuoco e scitti assemblatore, mi aggiorna su una nuova live culinaria? Ce n'è stata una, Walter, di martedì sera su Twitch, la puoi andare a vedere. Lui ha cucinato e ha fatto vedere casa dopo che ha smurato tutto. Poi non so se l'hai vista e se c'è qualcosa ancora in canna per nuove cose. L'altro ieri, per la prima volta in vita mia, invece dell'obsoleto chicco di riso, finalmente ho fingeronato. E dai Simone che hai fingeronato. Scusate ignoranza, come funziona il leasing per acquistare un PC? Non lo facciamo noi Nexus, quindi non ti so dire. Stefano, cosa consigli di fare per intraprendere il mestiere di assemblatore PC? Nessuno, Marco, nel senso, l'assemblatore PC è un vicolo cieco che ormai non fa quasi più nessuno. Quindi se vuoi specializzarti sul mondo, diciamo, dell'hardware del PC, o ti specializzi su qualcosa di software, quindi programmazione, siti internet, reti, quindi comunque reti a livello di mettere PC in rete, quindi ci sono i corsi della Cisco, cioè diventare un professionista di quei settori, perché l'assemblatore in realtà come lavoro è un lavoro antico e va a morire perché non ci sono perché comunque non ci sono più negozi tuttora che, cioè, in realtà quello che fai vendono, tu non esiste più. Non so, io sono un pezzo unico. Sì, no, vabbè, ce ne sta, ogni negozio ne ha uno di te, però una volta sarebbe figo fare tipo, prendi tutti i negozi di Roma, senti, dai, il tuo migliore assemblatore, io Stefano scelgo te, no? Ti metti là, tu c'hai solo a me, non è che c'hai altro. Appunto. Vado io. Tu ti metti là, gli sbraghi contro quelli di tutti gli altri negozi, quelli che, capito, concorrenti, penso che batterei belli tutti. E brutti. Modesto. Tutti. Mamma mia, senti che mo se c'è qualche altro negozio che te sta a sentire, se c'è qualche assemblatore, capo assemblatore non mediocre, sentono una cosa del genere. Sono troppo smart per fare queste cose. Sono troppi anni che faccio. Comunque con l'aumentare dell'età, più passa il tempo, più diventa modesto, avete notato? Porco giuro. Pure te, eh. Cioè, poi non è che ti dà un minimo, no? Penso di essere. No, di legno tu. No, cioè, allora, manco sa chi sono. No, lui automaticamente lui assembla meglio di chiunque su Roma. Quindi mi stai dicendo che su Roma assembli meglio di chiunque altro? Sì. Ma te dico di più, mica solo che Roma. Se vanno a fare clip, cazzo. Estendi la ricerca, non è solo Roma, è anche di più. Perché se si tratta solo di fare il mero, di assemblare, di come i componenti si assemblano tra di loro, non ci sta poi certo, se me vai a prendere e dire, che ne so, Warboy che fa il modder e quindi te modifica anche case, te lo taglia, te lo vernicia, stiamo parlando, è un altro lavoro. Se io adesso ti do scredito gigabyte, alimentatore, ti do un Cougar, poi ti do, che roba tu non hai mai visto, no? Ti do un distillatore a liquido, la Svranz, e ti do un Deepcool. Ti comincio a correre dopo mandare questi pezzi che ti lancio, però vabbè, no, e ti do una scheda madre Biostar, sì, con un processore, sì, che magari quello l'avrai visto, e ti do delle RAM della Patriot belle, tu automaticamente una bella SSD Silicon Power, tu mi metti tutto insieme, un bel hard disk meccanico da 2 tera della Hitachi. Ma perché i pezzi di merda stai venendo fuori? Comunque, allora, organizziamo, sai, che differenza ci sarò. Allora, che differenza ci sono tra i vari brand famosi su una scheda video? Voi quali considerate come consigliati oltre all'MSI? Allora,
Marco, e le differenze in realtà sono minime, minime, proprio minime. Diciamo che ogni brand produce di un singolo modello di scheda video almeno due o tre modelli. Quindi ti faccio un esempio: questa qua, che è la Gaming X della 1650 Super, viene prodotta anche, che ne so, la versione Armor, che quindi è leggermente più bassa a livello, è scarna a livello di dissipazione, leggermente più piccolo il dissipatore, il backplate magari è in plastica, alcune non ce l'hanno, è il discorso anche di frequenze, quindi può essere la stessa scheda ma è leggermente meno performante. Se si vanno invece a paragonare, a prendere modelli paritari di diversi brand, quindi se prendi, che ne so, la Gaming X, che è quella di MSI, che è quella più alta come a livello di scheda indipendentemente dal modello, e prendi, per dire, la Strix dell'Asus o la Gigabyte, la fascia quella alta, diciamo che comunque stanno lì. Poi se le vai a benciare, se le vai a paragonare tra di loro, ci sarà quella che consuma leggermente meno, quella che scalda leggermente meno, insomma, ecco, lì si giocano, però stanno sullo stesso livello, sia a livello anche poi di affidabilità, perché più o meno la fascia alta siamo là, ecco, questo cambia poco, quindi... Allora, organizziamo sta gara, magari. Che ne pensi del design dell'RTX 3000? Non voglio ancora dire nulla per quanto riguarda il design, perché sono molto più grandi, ma ci stiamo basando su una foto che riguarda una founder, quindi bisogna vedere le custom. Live su Nvidia su Twitch, farete la reaction? Allora, si parla di questa live che faranno, cioè che ci sarà il 2 di settembre. E vediamo se la rivediamo insieme il giorno dopo, non so ancora come fare, vediamo pure se quanto è stata interessante. Poi quello più economico in generale è un dissipatore meno performante, a cambiare veramente poco, ecco, più o meno là. Una cosa, un consiglio, vai Nico, spara, ecco, è stato eliminato, visualizza una, ah ok, una scheda madre Mini TX su Intel sui 100 euro massimo 120 con disco. Non ti so dire, poi dipende Intel che socket. Chiamo un mio amico bengalese di Roma che sta a montare PC, sono sicuro che sta meglio, che sa meglio di Stefano, modestissimo parola. Allora, chiamo il mio amico bengalese di Roma che sa montare PC e sono sicuro che sa meglio di Stefano, modestissimo parere. Beh, allora spacco tutto, vuol dire che tu non hai una buona opinione di me, perché lei, se l'hai scritta così, vuol dire che tu il tuo amico bengalese lo consideri con il tuo modestissimo parere superiore magari alla mia abilità di montare computer. Ma non è una gara su chi monta meglio. SSD Seagate, beh, allora SSD Seagate secondo me sono arrivati molto tardi sul mercato come SSD, però Seagate è un ottimo brand, quindi comunque io lo consiglio. Allora, Gerardo, elogiano il dissipatore di Stefano, se potete... Vai, bravo Gerardo, vedi? Se oggi ho usato Linux sul mio PC e si passa tipo 15 gradi tra Windows e Linux, cioè Windows è ottimizzato, ma si sa che Windows è ottimizzato malissimo, purtroppo ha dei processi sotto che fanno lavorare il processore o l'hardware anche quando stai fermo sul desktop, questo è vero. È pur vero che però è più elastico, Windows è più malleabile, ci puoi fare più cose. Allora, Intel ottava e nona generazione ti prende una 0390 Mini TX, però su quella cifra non so se la trovi, forse usata, perché sui 100-120 è un po' bassino. Il primo settembre dicono che starti tra le 5.30 e 16.30, sì, il problema è che il primo settembre è martedì e noi saremo in live qui da negozio, e quando chiuderemo la live partirà quella, quindi alle brutte Paviglione la potremmo rivedere insieme mercoledì pomeriggio, anzi no, mercoledì sera. Vediamo com'è, se l'evento è buono. Sei sicuramente bravo, ma anche... Ah, beh, ma io non dico di essere più ferrato di altri, ragazzi. Qui si stava scherzando, trollando sul discorso della bravura dell'assemblare un PC, cioè dell'abilità tecnica manuale nel mettere insieme dei componenti tra di loro. Non che io sia il guru del tech e allora mi innalzo sopra tutti gli altri, perché c'è un sacco di gente, ragazzi, che è molto più preparata di me.
ma perché legge, studia, c'ha tempo per farlo. Io dedico il mio tempo ad altre cose, come magari intrattenervi su Twitch anche la sera, invece di mettermi a leggere tutti i post che escono, delle nuove uscite di rumors, benchmark e quant'altro. Quindi quando si chiacchiera insieme, non so, tante volte mi dite esce questa, ah esce questa, io tante cose non le so perché non ho il tempo di leggere. Kernan è preparato, è preparatissimo naturalmente su alcune cose, naturalmente chiede a noi, perché ci sono alcune cose, ragazzi, che per quanto vuoi leggere, se non hai un'esperienza decennale, quindicennale alle spalle, alcune cose non te vengono in mente, non hai un trascorso, un passato che ti aiuta ad avere quel bagaglio di esperienza che in alcuni casi ti tira fuori da alcuni tipi di situazioni. Perché se il PC ti dà un certo tipo di problematica, non è detto che se leggi trovi la soluzione. Cioè, se ci sei passato in passato e te ci hai sbattuto il grugno 4 giorni, quella cosa te la ricordi, ecco. Quindi, allora, come li trovi con le ventole tuaio? Ti posso dire, Gerardo, che sono molto buone le ventole dell'Ace Bar, quindi non le ho cambiate, ho tenuto quelle. La pratica a volte è più importante della teoria. La pratica, secondo me, è fondamentale, oltre la teoria. La teoria è importante, ma non è tutto. Chiaramente devi sapere quello che stai facendo, non è che lo fai solo per la pratica, Ho sentito che Nvidia sta facendo le CPU, è vero questa cosa? Ecco, tu mi fai questa domanda, io ti posso dire non so, perché tu hai sentito, vuol dire che avrai letto, però io non ti so dire se Nvidia sta facendo dei processori. Ragazzi, un consiglio: in questo momento ho un sistema operativo su un NVMe mentre il gioco li installo su un hard disk meccanico. Siccome volevo fare l'upgrade, va bene un SSD da 2,5 oppure un NVMe? In game c'è un abisso? No, in game non c'è un abisso, Simone. In realtà conviene più un SSD da 2,5, perché considerando il costo degli NVMe e considerando il peso dei giochi che vai a installare, esempio God che è 230-250 giga, conviene prendere un taglio più grande, leggermente più lento, cioè leggermente più lento rispetto all'NVMe, ma molto più veloce rispetto a un meccanico. Quindi la velocità di caricamento a te ti cambia parecchio, poi se perdi quel mezzo secondo rispetto a un NVMe, poco importa. Meglio tenesse 200 nel portafogli, questo qua. 4.200 4.002 follower su Twitch. Grande, abbiamo sforato i 4.000 su Twitch, la grandissima. Un saluto al mare, grande Ciccio, quando torni dal mare, oh. Ok, Opino, sai se un case NZXH210 supporta una micro ATX? Mi pare di no. L'H210 non dovrebbe montare, non dovrebbe poter, no, non supporta la micro ATX, ma solo mini ITX. Dico, guardati le foto, lo vedi. Nvidia fa Tegra SSD 8.2, l'XPG è buono. L'XPG fa degli ottimi SSD, ma adesso questo non è specifico. Se vedi le spec, però il marchio è buono. Il mio assemblatore di Roma è Alberto Biggi, non so chi sia, Ciccio. Pensate. Che ne pensi dell'MP600 Gen 4? Ah, sai che Luca, quel tipo di SSD mi intriga molto, perché comunque Gen 4 di Corsair, che esce anche con il dissipatore, non è male. Quindi non l'ho provato, però secondo me potrebbe essere molto molto buono. Torno lunedì e comunque il mio assegnatore. Ma perché? Chiesto Alberto Biglicicio. Consigli l'abbonamento mensile al Microsoft Xbox Store per 1 euro, il primo mese è 3,99. Ne hai mai usufruito? Io no, Giampiero, però me ne hanno parlato in molti. Dipende da quello che ti offre il Microsoft Xbox Store, perché ci sono diversi giochini sopra quello, se sono inclusi in questo abbonamento conviene. Poi è situazionale, è diciamo una cosa molto personale come cosa. Non lo posso guardare, Samuele, quello che mi ha mandato su Discord, perché non ho il cellulare sotto mano. L'evento le Corsair RGB da 120 vanno bene sul distributore H100i, chiedo perché ho delle temperature un po' altine con il mio R5 3006. Beh, ma tu, Spacco, hai già un H100i? Se le temperature sono alte, considera che le ventole che ti danno insieme al dissipatore non sono il top, né a livello estetico né a livello prestazionale, però comunque fanno tanti giri, arrivano a 2500 giri circa e fanno un bel po' di rumore, però spostano parecchie aree. Quindi dovresti vedere se magari fare il cambio della pasta termica o, che ne so, mettere la pompa al massimo fissa o creare un airflow migliore all'interno del case. I case della Cortex sono un marchio economico, Milo, quindi dipende sempre per quello che diciamo, se ti servono, se ti basta a te per un PC da ufficio lo userei, per un PC da gaming no. Che Fabio lo conosce sicuro, secondo me no, ma l'ho appena preso, meno male. Dai Luca, allora fammi sapere come va. Stefano, è corretto dire che il Tesla è la più grande sala LAN del Lazio? A memoria sì, è corretto dirlo. Al Tesla comunque ci sono 30 computer, sala streaming, area relax, quindi comunque è molto grande anche come sala, 180 metri quadri su due piani, quindi comunque sì.
È una delle più grandi in realtà, anche tutte le altre sale che hanno aperto dopo sono sempre arrivate intorno alle 20 PC, 25 macchine, o magari fanno 20 PC e qualche simulatore di guida. Quelli invece noi al Tesla puntiamo direttamente su PC da gaming, quindi una trentina di PC. Dov'è il prato? Di là. Invece secondo te con l'uscita della PS5 pensi che qualche componente scenda di prezzo? No, secondo me no, Giampiero. Il mondo dei PC cammina parallelamente a quello delle console. Le console avranno, come ho sempre detto, da quando hanno presentato la PS5, avranno, diciamo, torneranno sulla cresta dell'onda, ecco, diciamo, sulla scena, sul palco per qualche periodo, perché comunque all'uscita riusciranno a competere con PC di fascia alta, quindi ben più costosi rispetto a una console. Però come tutte le volte che esce una console, deve prevedere almeno 4-5 anni di vita, anche se secondo me ne avrà di meno la PS5 prima che faranno la PS5 Pro, un paio d'anni poi uscirà la Pro sicuro, e quindi per un periodo sembrerà una cosa migliore. Se ci giocate e basta, può esserlo. Se no, no, l'ho sempre detto, quindi non caleranno dei prezzi, perché comunque il PC è un mondo a sé. Infatti il 550 per me è migliore. Di che cosa, Rocco? Ho fatto tardi, ciao Kira, ciao Wilkins, grande, ben arrivato, grande mitico Wilkins. Allora, che deve pensare RAM S3 Dragon Earth 3.2? Non sono male, Franciccio, però l'S3, come diciamo prima, per quanto riguarda anche il discorso degli SSD, la RAM non è male. Ha solo qualche, almeno all'epoca aveva qualche problema di compatibilità con il discorso Aura Sync, per farle gestire, magari dal Mystic Light non andava, dall'Aura Sync sì, e il discorso sempre un po' dell'affidabilità. In Italia, che io sappia, ma mi posso sbagliare, sicuro a Bergamo ci sta la più grande sala d'Italia, ma il Tesla credo rientra nelle prime 5. Sì, vabbè, a Bergamo c'è l'eSport Palace, che poi in realtà non è grandissima, è solo che è strutturata su due piani, perché il terzo è una gaming house. Sui due piani però loro sotto hanno, diciamo, area bar lounge, e sopra hanno la sala. Di fatto, se prendi solo la sala di per sé, è più piccola della nostra, però sì, comunque è grande come struttura, c'è anche lo spazio fuori, i tavolini fuori, quindi comunque è una bellissima struttura quella di Alessio di HK. Stai a 10-0 al Samsung 970 Pro che ho sul muletto, una boh. Che cazzo, 10-0 al Samsung 970, ammazza, spinge così tanto? Ma tu lo stai sfruttando su PCI Express 4.0? Mi consigli di utilizzare una bomboletta spray su un case? Se hai certanta polvere, se non hai un compressore e lo devi pulire, sì, lo stacchi, lo metti sul balcone o su un terrazzo o fuori, insomma, di casa, perché se lo fai dentro te crei una nube di polvere che manco su Naruto. E lo spruzzi, la bomboletta devi cercare di tenere in posizione verticale, se la inclini esce anche il gas che potrebbe creare della condensa sui componenti, quindi dopo che hai spruzzato la bomboletta aspetta almeno 5 minuti per far magari evaporare un po' di condensa che può uscire dalla bomboletta, per evitare che possa accadere che con il circolo della corrente possa fare qualche corto. Se scendo la posso vedere il Tesla anche se non so. Certo che puoi entrare nel Tesla anche se non sei associato, assolutamente. Io me la butto al mare, tuffa di casa, sempre a parlare, non assembli mai. E sto a parlare perché manca Fabio, no? Grande Bulgone. Allora, una 1070 è ancora valida? Sì, dipende poi su che monitor sta montata e a che giochi ci giochi. Intendevo il VD. I dissipatori a liquido nei case che non li supportano. Perché li supportano? Perché quelli nuovi hanno tutti la pompa integrata nel coso, no? S340, la prima versione è precisa per due ventilatori, quindi ho dovuto far montare le ventole davanti. Giusto. Era l'unico modo. Allora, che succede? All'audio è sballato. Dai. Che vuol dire sballato? Intendevo il l'SN550, la qualità prezzo è più come è vero, è ottimo. Che scatole vuoi? Tieni, guarda, ti do questa. Questo è bello, questo già c'è i cavi, non devo fare. Allora, niente. Aspetta, Stefano, fai un atto di fede, montati un M2 Sabrent e dai uno schiaffo morale alla VD e Samsung. No, Costantino. Comunque non c'è cosa migliore mentre si sta nel traffico che tenervi in sottofondo. Grande Umbertone. Ciao, sono Robby. Ma come fai a fare la fila dove stai te, Umberto? Non per difendere Stefano, però chi segue Twitch sa che ha aiutato molte persone a risolvere problemi complicati con i PC. Grazie Roberto, sì, ma lo sappiamo. Complicati non tanto. Stai zitto. Comunque, chi è? Mo ti faccio una domanda che Ciccio ha detto, sicuramente Fabio lo conosce. Alberto Biggi, chi è? Che dice che è il migliore assemblatore di Roma. Alberto Biggi, chi cazzo è? Non lo so. Poi ti ho detto che non lo sapeva Ciccio, va al mare, va. Soffiatore è bello potente. Cercate. Ah, è vero, fanno un soffiatore. No, se è bravo, non lo conosco, perché io conosco solo quelli mediocri. Ti dicono Fabio, sei dimagrito. Assomiglia a Gerard Butler. Allora,
Una risposta per Fabio. Ho IQE X465 e sono stato obbligato a montare il radiatore davanti. Lo so perché quel case purtroppo spacco tutto. L'X465 è piccolino. Sì, però la gente vuole bello questo. Non abbiamo provato Flight Simulator 2020, ma ti dico Aquila Imperiale che lo proveremo presto. Però perché lo stanno a mettere. Sì, ma perché col Game Pass di Microsoft a 1 euro lo puoi provare. Io non c'ho il Game Pass. Fatelo. Fabio, ma Fabio si è mai fatto la barba? Grande gioco! Sono due settimane non me la faccio, ma la sto a far crescere che così me la aggiusto tipo Gerardo Butler. Allora, Forza Roma, sempre Forza Roma, grande Andrea. Allora, che stavo dicendo? Ciao ragazzi, un 77K Gaming M5. Da tre giorni ho problemi con due giochi, COD e Microsoft Simulator. CPU al 100% e scredito che lavora poco. Ho installato tutto su un nuovo SSD 860 Evo. Strano però, strano che la CPU sta al 100%. La CPU è che scarica. No, può darsi che hai installato qualcosa che non dovevi mettere, tipo il Dragon Center. Disinstallato. Dragon Center nuovo, regala un sacco di problemi. Allora, occhio alla penna, ti rispondo. Non potremmo fare la diretta per la presentazione delle Ampere il 1° settembre, perché verrà fatta di martedì subito dopo noi che chiudiamo la live su Twitch. Allora, ho detto a tutti, se sarà una live interessante la recupereremo mercoledì sera, che streamerò la sera anziché il pomeriggio, perché mercoledì devo lavorare io, mercoledì prossimo, giusto? Se dobbiamo fare qualcosa dobbiamo vedere. Sì. Quindi comunque la possiamo rivedere insieme la sera. Allora, poi stavo leggendo per un 3600-2070 super, che taglio alimentatore devo prendere? Jack, allora prendi un 650 o un 750 o vai ancora più su, quello che vuoi stare tranquillo per i prossimi anni. Ciao Black Power, intanto General Butler ha fatto 300, Fabio farà 300, Fabio farà 300 cosa? Non so che cosa è scritto. 300 è firm. Ah, 300, te l'abbiamo fatto la parodia, 300. Allora, la barba quella, così dovetta. Mamma mia, ora ti chiamerò Leonida. Chiamami come cazzo. Tu sei poi cinefilo. Se vuoi ti compro una rete, quelle tipo quelle da giardino, quelle tipo delle ringhiere. Te la lego addosso con lo scotch durante la live. Poi la levo, c'è l'addominale scorpini. Non fa queste tre scelte. C'è l'addominale scorpini. Se no prendo i panini quelli americani. Senti. I burger con lo scotch, ti faccio le fibre di addominali. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'ha addominali, cazzo, no? Oh, 300, quello sta a petto nudo, E io no. Spartani, giusto? Anche che ci metterai in giro solo per depilarmi. Vabbè, fa almeno ai suoi soldi, ti dice Paviglio. Sì, come no. Io sono un grande appassionato di PC, me ne sono costruito 3 da... ancora bene. È uno schifo con sti like e dai, bravo. L'IVA fritta, ciao. Manco 100, veramente che schifo. No, posso installare il live update su una X570 Game Plus? Non ti funzionerà. Non ti troverai nulla, Daniele. Fai prima a scaricare a mano i driver dal sito dell'MSI, sezione driver, e basta, senza installare il Dragon Center, che è quello che ti potrebbe portare il problema. Stefano, il controller Cooler Master RGB deve essere collegato su attacchi USB della MOB per gli ARGB, o si deve collegare un cavo che comanda gli ARGB dalla MOB al controller? Mamma mia, adesso mi ha fatto una domanda che questa qui mi serve il traduttore. Allora, aspetta, prima rispondiamo alla passione hard. Ti vogliamo vedere Stefano con la barba come fa? Ti dico che è impossibile. Tu lo vedi con la barba così, tu pensi che lui se la faccia così, in realtà lui gli cresce già così. Quindi anche volendo è impossibile. Non mi cresce, raga. Gli cresce già così, pensa che culo, lui ce l'ha già fatta. Lui è talmente bello che cresce con la barba fatta. Lui si sveglia la mattina e devo fare la barba, non serve, ce l'ho già. Io non me la sono mai fatta, penso in vita mia, forse a 20 anni mi ho fatta la barba calamenta. Ho smesso, a me mi cresce così, ragazzi. Guarda, se proprio devo trovare un difetto, giusto qua c'è 4-5 peletti qui, la gira, se non si vede. Dove? Qui, vedi, poco, vedi, se non ci avessi pure questi sarebbe perfetto, perché ti fa poco che sembra che non te la sei fatta. Ah, vabbè, ma io quando poi passo la lametta gli do una pulita a 4 ciuffi che mi crescono, che è un pelo qua, un pelo tipo peluria, quella. Ma tipo questi? Sì, certo. Te lo devo 3 peli, a me non mi cresce. Allora, sono sbarbatello, infatti sì, per quello sembro giovane. Perché da poi tocca di pilarsi, gli tento un paio di tubi di casa, gli tocca spaccare il pavimento appena posato. Bravo Marì, infatti non lo fate di pilare, eh. Questa live la sento un po' spenta, un po' di casino qua. Pega. Allora, Joe, se non ci sei tu a fare casino, non si fa casino, no? Allora, Stefano, ti hanno mai detto se mi metto un istante. Guarda dietro a me. Quello lì è Easy Man, eh. L'hanno fatta all'inizio, guarda che bello. Guarda che bello. L'avano fatta all'inizio delle nostre live, avevano creato Easy Man. Quello Benny sarà stato. Quello Benny l'ha fatto. No, ma forse non era neanche Benny.
Quindi niente, a me la barba, raga, come la vedete, mi cresce. Vedete, mo' ho zoomato qua, non mi cresce, non mi cresce proprio. Lo vedete che è liscia la pelle, guarda, non mi cresce, non mi cresce. Non è che dici quando te rasi la vedi, ecco, a me mi cresce gira, sotto è già pulita perché non sborda sul collo, perfetta. Così, Ma giusto? pensi sia ora di iniziare ad Ah, fammi crescere la barba, pensavo. Allora, vai, iniziamo ad assemblare. Strignolo, dammi a due, eccola. Allora, iniziamo l'assemblaggio. Allora, voi siete davvero in gamba, sempre precisi, continuate. Grazie Andrea. Dai con questi like, banda di bavosi. Oh, non è che se non c'è tizio da bannare non si mettono i like, ragazzi. Forza, bisogna mettere like, bisogna followare Twitch. Raga, io me li mando ancora adesso. Se siamo 220 qua. Allora, io voglio che qualcuno onestamente venga fuori dicendo: io non vi seguo su Twitch. Ma ora me lo deve scrivere, perché se siamo 220 qua, e quando poi noi diciamo, ragazzi, famo. Cioè, tipo, nei giorni passati abbiamo fatto 4 live su Twitch. 4, 4, tra cui una dal negozio. Perché Twitch mi sta sul Quindi, cazzo? no, quindi dico: se siete tanti qua, io faccio sta domanda. Quelli che ci stanno guardando, che mo siamo 220, qualcuno di loro mi può dire: io non vi voglio seguire su Oh, è Twitch. il Chano che non mi E segue. vorrei una motivazione, perché magari te lo posso anche spiegare. Perché se vi piace seguire questo tipo di contenuto e ne facciamo uno a Vabbè, settimana. però sai che c'è, non voglio dire, è come i vecchi e i giovani. È brutta disse, Sì, ma no, quello è vero. YouTube è un social per vecchi. Twitch è come Instagram, no? Tu io Instagram non lo uso, poi stanno tutto il giorno su Facebook, no? Alla fine tutti ti costringono tra tutti e due. Sì, no, quello è vero. No, È quello che. uguale Twitch, tu Il alla mio. fine per arrivare a tutti devi fare. No, Ah, hanno allora. chiuso Mixer, hai visto? Hanno chiuso Mixer, sì. No, vabbè, era per Dopo dire. 50 milioni a Ninja, è normale che chiudi. L'ha fatto una lira. Allora, ok, bene. Ci stanno. Allora, ci stanno, vedi. Nico che dice: io non vi seguo su Twitch, non lo sapevo che stavate anche lì. Ora vado. Allora, eccolo qua. Pino Wargamer vi mette il link di Twitch. Lo Poi vedete? diciamo una cosa fondamentale, ci sono alcuni tipi di format, a parte il gaming, ma alcuni tipi di Grande format, GPS. tra tutti citiamo shitterie, perché shitterie ormai è diventata un'istituzione, lo faccio solo su Twitch, non posso mettermi a fare lo scemo a prendere per culo la gente subito su YouTube, comunque rappresento il negozio, capisci? Non è carino, non si può, no? No, capisci, no, giusto. Aquila Imperiale dice: vabbè, Stefano, se dovessi cambiare genere sei già un passo avanti. Grazie, mi fa preoccupare sta cosa, Aquila. Attenzione. Allora, ecco, fammi leggere chi. Oh, vedi, Sebastiano dice: io non uso Twitch. Ok, Sebastiano, motivazione. Allora, io sono abitué di YouTube, bravo Nicola, però tu mi sa che ci segui pure su Twitch. Perché Twitch poi c'è l'app per cellulare, che non è manco fatta male. Su invece, se da PC da casa, come vai su YouTube, puoi andare tranquillamente su Twitch. Poi, io non vi seguo, RRGG, come non ci segui? Possibile che non ci segui? Uguale strano. Infatti mi sembra strano. Io vi seguo pure troppo, spesso mi rivedo vecchie live che avevo già visto. Vabbè, Kira, tu ormai sei uno storico. C'ha la barba a cornetto, una vita segnata dal mestiere del cornetano. Io non vi seguo su Twitch, ok. E il Carlo, come mai non ci segui su Twitch? Dimmi. Io vi seguo troppo, io vi seguo, il Totoban è sempre un bel incentivo, questo è vero, però mancano le persone da poter bannare proprio che ci fa piacere. Pure. Secondo me lo sai che sto a pensare, è quella merdaccia. No, sta al lago Luce. di Bolsena, pure ieri sera si è No, secondo me sai connesso. che fa quello c'è, guarda, non scrive. No, no, se te pare che non scrive tizio, è come di Ancane, non scodinzolare, è impossibile. Allora, poi, io non uso Twitch, ok, YouTube io sono abituato, ok, brutto, aspetta, questo stavo a leggere qui, brutto. Sbriccio, come si scrive? Io ora su YouTube perché c'è Favij che fa i video che mi piacciono. Beh, Favij, non sì. Però in realtà su Twitch c'è un sacco di gente. Ciao ragazzi, vorrei comprare. Voi comprate anche PC usati? Voglio venderlo, ma ne farò uno nuovo più là. Ci può mandare una mail recensioni.it. Ci può mandare una mail alla nostra mail info@resifix.it. Una mail alla nostra Una mail. mail alla nostra mail. Che la nostra mail, appunto, proprio perché te la dico adesso, la nostra mail è info@resifix.it. La nostra mail. Appunto perché è una mail. Appunto perché è una mail, cioè la chiocciola perché è una mail, la chiocciola della mail. Ci puoi scrivere lì con una lista di componenti, ti facciamo una stima, una valutazione, se poi per te va bene, ce li porti, ce li fai avere, ce li spedisci. Allora, regà, ma Fabio fino a dove serava la faccia? Che domanda è? Perché te dice non c'ha una fine? Com'è Non c'ho la possibile? fine, io quando sento il pelo mi fermo, La io mi cosa fermo bella di qua. Fabio di essere così è che lui quando se lava la faccia se lava pure la testa, cioè è bellissima sta cosa. No, Io lo vi sai qual è seguo. la cosa? Quando mi lavo le mani, hai istinto di lavare le mani, poi per forza fai così, così una botta gliela dai, Una perché botta comunque che diciamo. sgrassa, una botta sgrassa, come Sì, insalata. giusto.
io non vi seguo su Twitch, almeno in diretta, a caso lavoro. Ma se tu le riguardi, già ci segue. Poi ero io. Riguarda le cose in diretta. Ho visto tipo che la live mia culinare l'hanno rivista 170 persone. Se vai a vedere, aspetta, che ho visto i casini della puttanesca di Fabio. Attenzione, Nicola, bravo. Non ho fatto casino, era buona, ma la sono mangiata pure. Io vi seguo e utilizzo il Prime. Ok, io non vi seguo tutti, c'è questo, ok, l'ho letta. Ciao giovani, ciao Ricky. Tizio è arrivato Tizio. Ok ragazzi, Toto banna, 200 like, banniamo Tizio, è arrivato, stavo aspettando solo lui. Ma non vedete fino adesso, Tizio. Allora, qui prendo uno schifo, era ironico, stai, io sono sub, lo so, Pavilion. Io vi seguo su YouTube e su Twitch da oggi, grazie, spacco tutto. Tizio Nico ha detto che l'evento le escono il 7 settembre, si è rovinato. Mi dispiace. Prossimo giro, tra 3 mesi. Allora, non dovete mettere live su Twitch e su YouTube, così chi vuole vedersi quella live va su Twitch e si abbona. Ma, no, in realtà no, perché se tu la volessi vedere la vedresti direttamente. Quello alla fine è un modo, cioè in realtà metterla su YouTube è un modo per far capire alla gente che tu stai su Twitch. Alla quarta e ti sei vista un differita e ti iscriverai a questo cavolo di social, no? A me è risultato, e siamo offline su Twitch, non oggi stiamo streamando, il venerdì streamiamo su YouTube, il martedì dal negozio, sempre ti parlo, streamiamo su Twitch, solo su Twitch. Quindi se, come dico a Sebastiano, Sebastiano dice non c'è una motivazione, è come se dice a uno che usa Chrome perché non usi Mozilla, non gli piace. Siamo d'accordo. Però lì ti potrei fare questo paragone: se tu usi Chrome per tanti anni, poi se tipo Mozilla se ne esce col browser top, tempo che riprende mercato, ci vuole tempo, lo sai perché? Perché la gente fa, vabbè, come sta là fa, tanto uso Chrome, poi magari lo usi dopo 5-6 anni che non l'avevi provato, dici, porca miseria, questo va, è più veloce, carica prima, mi dà meno errori, è più sicuro, no? Dici, porca miseria, ora lo comincio a usare, ma magari quello sono già 2-3 anni che è meglio. La stessa cosa Twitch è esploso, tu vai su YouTube perché sei abituato, ma magari su, se cominciassi a seguire Twitch, lascia perdere noi, però magari su Twitch trovi dei streamer, se ti piacciono le live, essendo che è un social incentrato solo sulle live, magari trovi altri streamer pure che ti piacciono e cominci a seguire tanto pure Twitch. No, nel senso, alla fine YouTube, loro cercano di overcrossarsi in tutti i modi, ma tanto alla fine il mercato l'ha delineato, YouTube è per i video, Twitch è per le live. Sì. Tranne noi che famo gli unici, penso, che famo le live su YouTube con buoni numeri e famo schifo su Twitch, ma sì, questo è perché noi ci arriviamo. Allora, no, però effettivamente, no, poi la domanda che, cioè, io faccio, ok, tu dici perché non usi questo, siamo d'accordo, tu dici non mi piace, siamo d'accordo, è come se tu mi dici perché non te fai un iPhone perché c'ho Android e mi trovo bene con quello, ma lì non ti dico, sì, di cambiare. Ti è mai successo che dici sta cosa non la mangio, magari sono 7-8 anni che non la mangi, nel frattempo ti è cambiato un po' il gusto. No, ti devo fare un esempio, l'esempio più pratico è questo: se domani, che ne so, se fai conto, tu sei da Roma, segui la Roma, se la Roma da domani la mettono su un pacchetto che è DAZN e lo fanno solo su DAZN, tu non è che io ti dico ma vedi la Roma? No, non la vedo, perché io sono abituato alla Sky e io, a me DAZN non mi piace, la vedi. Quindi noi, per dire, se a una persona che ci segue, che gli piace stare con noi, avere invece che uno, due contenuti dal negozio, perché non dico che poi ci risegui pure la sera da casa, a parte la sera che c'è un cavolo da fare, ci fa mentre schifo, due cagate e me ne vado. Però se ti piace questo tipo di format, poter fare qualche domanda tech, stare comunque sia a guardare il tech, e facciamo un'altra live così, diversa, il martedì su Twitch, tu te la togli, cioè non ti privi di vederla perché dici non mi piace. Che fai, te ne privi? No, è quello che dico, un conto è ti dico cambia, è come se io ti dico guarda, domani YouTube chiude, non lo utilizzeremo più, faremo solo Twitch. Se sei poco legato a noi dici vabbè raga, smetto di seguirvi, cioè pur di non utilizzare Twitch smetto di seguirvi. Ci sarebbe qualcuno, cioè, che qualcuno sicuramente ci sarebbe, però poi la domanda è, per far ragionare un po' la gente, dico ma è possibile che è più forte la legame a un utilizzo, quindi è un'abitudine piuttosto, allora, che la domanda di Ross è intelligente, dice perché non fare qualche altro contenuto tech oltre live del martedì, perché in realtà se avessimo, cioè Ross, se avessimo tipo, che ne so, la 3080, dovessimo fare la presentazione, esce di mercoledì e dice dobbiamo fare una live extra, la faremmo su YouTube perché arriveresti comunque a più gente. Se la fai su Twitch, tra virgolette, è sprecata. Su Twitch puoi fare un altro tipo di contenuto. Ti faccio un esempio stupido: il format scitteria su Amazon, scitteria sul sito che vuoi, funzionerebbe molto più su Twitch che non su YouTube, perché alla fine la gente che cazzeggia sta più, sì, su Twitch. Su Twitch si crea un legame, raga, più intimo, è più cazzeggio, se ride di più, per cui di più, prende in giro più le persone, quindi alla fine si sta più in intimità. Uno, perché magari spesso si stream, cioè la maggior parte dei streaming vengono fatti da casa.
sai, un po' più sciolto, perché comunque è un canale dedicato a un pubblico solo adulti, bla bla, quindi stai pure un po' più sciolto a livello di linguaggio, poi ci sono un po' meno persone, quindi segui meglio le varie, si va su discorsi anche più personali, insomma diverse cose. Samuele, sta buono, sono quello sei casa. Ho detto tizio, l'evento che hai chiesto te, mi ha detto Inigo che arrivano a loro il 7 settembre. Siccome che me l'ordine mi serve prima, sarti, vai al prossimo giro. Era solo questo. Allora, vedi, giusto. Come Nicola dice, io seguo le live di Twitch che non parlano di giochi. È l'età, ma infatti è giusto, Nicola. Però tu così riesci a seguire venerdì su YouTube live di questo format, martedì su Twitch live di questo format. Per tutto il resto non è che posso costringere persone a guardare mentre io gioco, mentre Fabio gioca o mentre stiamo comunque sia a chiacchierare. Perché noi no, poi. No, quello no, però la live è martedì sera, perdono, è brutto. Per no? Dire, io lunedì sera, la prima live tornato dalle ferie, noi abbiamo riaperto il negozio lunedì sera. Mi sono ritagliato il tempo della serata per fare una live talk dove abbiamo parlato di vacanze. Abbiamo parlato, cioè è così, questo che stiamo facendo adesso succede da Twitch, da casa su Twitch l'abbiamo fatto parlare, perché magari invece che 200 persone ce ne sono 60. Sì, no, però abbiamo parlato delle vacanze, abbiamo parlato di Metal Detector, perché mi sono comprato Metal Detector, vanno a cercare l'oro in spiaggia, insomma tutte queste cosine qua. Quindi magari non ti dico la live dove si gioca. Io tante volte inizio le live da casa su Twitch, inizio la prima mezz'ora, parlo e basta, e esce fuori qualche argomento. A volte un'ora di talk e poi inizio a giocare, a volte è tutta talk. Quindi magari anche il titolo, quando esce la notifica, sarebbe buono affacciarsi e vedere che sta a fare, oh, se parla. E nel talk è normale che una su 10 sono domande legate al tech, come adesso. Per forza, ma noi anche fanno, mentre no? Stiamo giocando, sai quante volte sto imputtanato su SnowRunner nel fango, con la faccia nel fango, e senti, che ne pensi della 1660 Super? Che te devo fare? È così, quello è il lavoro nostro. Quindi... La domanda sui brand, Marco, sì, te l'ho risposto prima, e purtroppo mo adesso stavo un po' seguendo un altro discorso, non riesco a rispondere. Ma non solo mostrare cose ultimissime, dice Ross, ma anche mostrare una Z390, per esempio, nei minimi dettagli. Sai quanta gente cercherebbe un controllo? Ma con la foto o senza? Ma su Twitch però la gente andrebbe a rivedere il video? No, lo farebbe più su YouTube. Comunque, sì, ho iniziato a utilizzare Twitch per seguire voi, dai. Grande Silvio. Le ventole, dai, dei fingerone, siamo pronti dei fingerone. Scusami, non ci mancherebbe, ragazzi. Ragazzi, sapete cosa manca secondo me di fondamentale a Twitch? Un'app per smart TV. Chi usa la TV per vedere YouTube lo fa senza problemi. Questo è vero, bravo Pinuzzo. Su alcune cose stanno avanti, su altre stanno un po' indietro. Comunque, ecco il fingerone, ragazzi. Si va di fingerone, eccolo qua. Ma è arrivata la mail sul settembre, tutte cose del settembre, sai, c'è scritto? Tutto questo non, dall'app mobile non funziona. Bene. Il settembre c'era la cosa che le sub costano. C'è proprio scritto dall'app mobile, questo non vale. Il 70% delle persone guarda da mobile. Cosa ho perso? Forse delle risposte che mancano su sto discorso di chi non utilizza quel tipo di piattaforma, purtroppo. Il DF600 Flux, porteremo un video perché ce lo spediscono il 31, tempo che ci arriva, saranno i primi di settembre, e poi ci faremo un video certamente. Ecco il fingerone. Eccolo qua. Fatto? La ricerca fa schifo su Twitch, se vuoi ritrovare un video buonanotte. Vabbè, ma perché Twitch è per le live, non è per i video che rimangono, ecco, questo è. Grande nano. Nel 2021 si passerà ad AM5. Si vocifera di sì, però non è detto. Questo quale case è? Maies. Ah, il Maies. Mesh. Ormai se non ce l'hai meshato, non sai. Non sai nessuno, giusto. Allora, mi serve il DC al liquido. Lei. Sì, perché questo qui si monta con bello, questo si monta bene solissimo. Sulla M4 sì. Mamma mia, una gioia questo. Tanto questo è un tempo 3 mesi, tu levano, faranno una cosa con 7 clip e 4 gavetti in più e tu la incassi. Te viti, ti prendo l'abitatore, mi stocco da 8, come al solito. Ecco qua. Tiè, guarda che gioia. A livella perché la mette dritto. Allora, qui, vitarelle. Fa, tu che ne sai di componenti che ho, che case, ma io non mi ricordo i componenti che c'hai. Tu stai in fissa con l'H700. Guarda, elegante, non troppo tamarro, guardati. Ce l'abbiamo in negozio, poi te lo faccio del 31. Se vuoi un case buono, il Battle Cruiser di Addata. Aspetta, ce l'abbiamo sia bianco che nero. Guarda, non ti deluderà. È fatto bene. Nico, ti rispondo, Nico. Aspetta, Nico, dov'è? Allora,
Che in realtà l'avevamo anche recensito. Io ho un preassemblato Aegis. Ma il video non lo troverai perché l'abbiamo registrato senza audio e quindi abbiamo dovuto cancellarlo. Lo vorrei vendere. Nel caso vi scrivo, mi vorresti fare una stima a un SSD 100... Ma guarda, quello lì, se c'è in preassemblato Aegis, conviene mettere un'inserzione e venderlo tra privati, perché noi in permuta ci faresti molto meno. Grazie Marco che riguardi indietro, così è. Tipo commentare le schede zoom. Sta zitto. Allora, mi astengo. Grande Vinuzzo, così è. Ok. La ricerca fa schifo, questo ci sto. Fingerone style. Ok, ok. Bamba, niente. Mamma mia, questo Aerofro. Poi l'hanno fatto, tizio, ti do una news. C'è scritto proprio new. L'hanno fatto Aerofrost One Mini. Porco Giuda, l'hanno fatto pure più basso. Guarda, Fabri. Grazie, ragazzi. Ho risolto il problema. Era quel cavolo di Dragon Center. Gli mandava la CPU al 100%, vedi? Però è meglio Angelo Bigilla. Gatto, per le build mandaci un'email e ti rispondiamo con un preventivo entro 24 ore. 275R Airflow, niente, si è fatto una nomea buona sto coso, sto case. Anche se non il 275R Airflow. Vabbè, quello ormai è pure vecchiotto, eh. C'è la nostra recensione comunque di quel case là. Ne parlerò sabato nelle live delle 7, non durante la live EasyFix, sorry. Ah, ok, se continuerà a streamare, se riuscirà a streamare come primo il nuovo lavoro. Sono curioso anche io, Carascione, poi ci sentiamo su questa cosa. Quanto costa deridare un processore da voi? Dipende dal processore. Quale processore? Parti dai 60, 30, 100. Cioè, quindi dai... montate AMD? Beh sì, dipende dalla richiesta. In questo caso, ultimamente, più AMD che Intel stiamo montando. Almeno fino all'uscita della serie 10, perché la serie 10 comunque ha rialzato le vendite di Intel. Sì, anche se comunque vedi, io gli ultimi 2-3 preventivi che ho inviato io, mi dice, mi fa una configurazione AMD Intel, mo sarà un caso, tutti e tre quelli a cui l'ho mandato l'hanno confermata, ma tutti e tre su Intel. È scelta, ragazzi, come vai vai, diciamo che ad oggi come vai 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 bene con i processori, dai. Allora, 35 gradi nella stanza fresca, ma vi seguo. Cosa, se che significa? Se non mi piace, c'è sta, ma d'altronde da uno che gli piace l'H710, che lo risponde. Che significa delidare? Allora, delidare si utilizza principalmente, anzi quasi esclusivamente, solo per i processori Intel, ovvero aprire il dissipatore, staccare il dissipatore che c'è sul processore. Quando tu prendi un processore Intel vedi che c'ha quella cosa in acciaio sopra con il logo, con il nome del processore, con il modello, ecco, aprire quello e cambiare la pasta termica che c'è sotto, perché quello è il primo dissipatore del processore. Quindi delid significa scappucciare, ecco. Spacco tutto, non mi trovo bene con AMD, volevo tornare in tela. Adesso ci devi dire perché non ti trovi bene con AMD, cioè quello che dici me lo devi motivare. Mm-hmm. Allora Daniele, gli high-tech ci sono arrivati tutti i nuovi. The Rock ce l'abbiamo. Sì, le recensioni appena riprenderemo a farle, sì, calcola che noi abbiamo aperto, abbiamo venduto una media dei 4-5 computer al giorno, al punto che siamo andati di nuovo in overbooking. Cioè, praticamente che siamo... cazzo? È un albergo, praticamente noi da assemblare ci abbiamo 3, a oggi 5 computer, è venerdì, quindi arriveremo a sabato che ce ne stanno 5 da assemblare, Stefano partirà lunedì bestemmiando come al solito. Allora, ok, grazie, rischioso. Beh, Nights, allora, lo sconsiglio di fare a chi non l'ha mai fatto, bisogna avere degli attrezzi apposta per aprire il processore, e dipende poi da che tipo di processore vuoi andare ad aprire, perché devi dire già con la serie 9 e 10 di fascia alta è molto complicato, perché sono tornati Intel invece di utilizzare la pasta termica alla saldatura. Nico, dipende che componentistica, perché a me sembra molto, Che cosa? La Aegis che c'ha. Allora, Stefano, a proposito di Delid, ma il tuo processore con il caldo che ora che ha, il Delid come va? Benissimo, considera che io adesso a casa il mio processore, anche quando sto in gioco in streaming, mi sta intorno alle 45-50 gradi. Allora Simo, il discorso delle schede video non è una questione di quanto conviene, se ti serve lo puoi fare anche adesso, certo il consiglio che ti do è, adesso è proprio imminente l'uscita, quindi ti conviene prendere la 3000, specialmente se vai sulla fascia alta. Sì, ma la 3000 ci deve pazienza, da aspettare ancora. Cioè, pazienza, o se no la devi pre... ormai sono, io li chiamo i pre-preordini. Cioè, deve arrivare gente in negozio, arriva e ti dice, senti, non mi interessa quanto costa, io la voglio. Tu tanto sai che ne arrivano in Italia 30, tu ne preordini 30, te ne danno 3. Quelle 3 saranno quelle che vanno a quei 3 che ti hanno detto la voglio comunque. Poi dopo c'hai un sacco di gente, che questa è la cosa che mi fa più incazzare quando ci sono i lanci, è una cosa proprio che odio. C'è sta gente che viene in negozio tutti i giorni e fa, ce l'hai 19K? Guarda, se non lo preordini non te lo posso prendere, che non so quando mi arriva. Fa, ah vabbè, aspetto che ce l'hai sul sito. È la risposta mia, se aspetti che ce l'ho sul sito ce l'ho tra 4 mesi, perché tutti quelli pochi che mi arrivano sono tutti preordinati. Stessa cosa sarà con le schede video, ci sarà gente tutti i giorni, ce l'hai la 3080? Ce l'hai la 3080?
Niles, allora, per quanto riguarda il The Lead, no, allora dalla serie diciamo 6 in poi lo facciamo, la serie 9 e 10 anche sono più complesse, quindi quelle hanno il costo più elevato, perché tu basta che su YouTube appunto cerchi The Lead 10.009K sul nostro canale, puoi vedere il The Lead del mio 10.009K, che comunque sia quando lo apri è saldato sotto, quindi bisogna sciogliere la saldatura e andarci a mettere il metallo liquido che conduce molto di più rispetto appunto alla saldatura che c'era sotto. Ecco, sulla serie 8 e serie 7, per dire, non c'è la saldatura, c'è una pasta termica un po' scadente purtroppo, quindi sostituendola con metallo liquido si guadagna e anche molto. Per quanto riguarda MD non l'abbiamo mai delidato, perché pure quello è saldato, ma è un procedimento che si utilizza di più su Intel, quindi noi non l'abbiamo mai fatto. Beh, che facciamo? Entriamo o non entriamo qua, eh? Allora, niente, non vuole entrare. Non c'è intenzione di entrare. Questi sono solo i pezzi che si comprano. No, anche quelli che ci portano da fuori. Quelli che ci portano da fuori c'è un costo di assemblaggio. Quelli che invece, se noi facciamo un preventivo e vendiamo un PC noi, l'assemblaggio e l'installazione del sistema operativo sono gratuiti, proprio per favorire, per incentivare la vendita da parte nostra dei componenti. Allora, qui c'è qualche piedino, non so come, leggermente storto. Oh, secondo me è meglio la serie 60 Super o la 5500 XT. Bisognerebbe vedere un po' i benchmark. Forse la 5500 XT raggiunge prestazioni leggermente superiori. Forse, non lo so però. Allora, ma per il discorso connettori non bisogna cambiare l'alimentatore, raga. Cioè, ti daranno un adattatore. Allora, ciao, ciao Emma, ciao Gioia, ciao Giacomo. Allora, Ross, anche sempre la Aegis, l'ho pagato molto un anno fa. Eh sì, allora i prossimi anni quando li rivendi già li vendi a meno, perché spesso hanno componenti bloccati. Poi se 1060 uscire 3000 svaluta tanto. Quello ti converrebbe venderlo tra privati per una persona che non ci vuole fare molto, però la Aegis ha un bel design, quindi comunque sia lo riesci a vendere per chi se lo vuole mettere in salotto, per chi non ha grosse pretese. Però certo, se tu la paghi a 2000, difficile che lo rivendi a 1500. 5500 XT, ma in alcuni casi meno di una 5 RX 590. Beh, io prenderei uguale una 5500 XT. No, non l'ho visto il video di Gamer Nexus sugli IO e niente, anche sto giro non si banna tizio perché non arriva mai spettato, non arriva mai like. Mannaggia la miseria, guarda. Parliamo di case super possenti e tamarri. Poi ci sono io che con i miei componenti ho un case Scaleo P del 2. Bello, lo Scaleo me lo ricordo. I preassemblati spesso fanno schifo, schermati vorrebbero dissipati, non hanno manco un connettore per le lo so, è così. XFX RX 57 la compro? No, no, assolutamente no. Ciao, ho acquistato un Acer Nitro. Ah, ok. Vai, leggo io, dai. Se c'è scritto, se c'è un bollino Hero, un bollino che togliendo una vite lo rompi, sì, se vai alla garanzia. L'alimentatore, please. Vai. Ti ho messo tutti i cavi, Ah, ok, mi ha messo tutti i cavi. Ok, stavo. Allora, i preassemblati spesso fanno schifo, hanno schermati non vorremmeno non dissipati, non hanno. Allora, Kira, quello che dice ovviamente è vero, e vi dico un'altra cosa, i preassemblati sono fatti, io dico così, per la targhetta. Perché? Perché sono fatti proprio per l'utente medio. Senti qua, l'utente medio che fa? L'utente medio va al MediaWorld o equivalente, legge i7, 16 giga, scheda video da 4 giga. Dice ok, 999, ottimo. Poi ti stanno dando un 8,7 non K, mentre ci stanno i 10,7. Ti stanno dando 16 GB di RAM SODIMM, alimentatore magari addirittura esterno, manco ATX, e ti stanno dando una 1050 Ti monoventola neanche alimentata. A oggi te lo fanno pagare 899. Tu lì per lì però hai letto i7, perché è i7, 16 GB perché sono 16. Scheda madre di Pippo, ma non ce lo possono scrivere sulla targhetta scheda madre di Pippo. E quindi tu te lo compri, vai a casa e poi ti incazzi perché i giochi non girano. Poi vai da EasyFix e fai: senti, ma perché sto PC non va? Tu glielo spieghi. Guarda, è successo questo. Poi dice: vabbè, vorrei cambiare scheda, ma non si può. Perché? Perché ti devo cambiare il case. Allora ti devo cambiare pure l'alimentatore. Alla fine, per fatta breve, ci devi spendere 300-400 euro sopra per renderlo standard, riciclando praticamente alla fine solo il processore.
Questa è la sintesi di quello che accade. Ciao Idra, Idra di Lerna, benvenuto, grazie per il follow. Allora, a parte la marca, spesso è proprio il formato il problema. Ma si può montare un PC a, insieme a voi anche in live o off? No, purtroppo non AIDS. Poi specialmente in questo periodo che praticamente tocca sta, capirai, il laboratorio è sigillato. Quindi no, ma non lo facciamo, non però lo facciamo, non facciamo, cioè purtroppo non possiamo far stare clienti qui dietro al laboratorio, ma si rallenta troppo, cioè abbiamo dei ritmi troppo serrati. Molto lo spacco sul buco sto telefono. Allora, non si accende più, Luca, devi aspettare qualche minuto. Se ti si riaccende dopo qualche minuto vuol dire che è un problema di temperatura, che è andato in overtemp e si è spento, è andato in protezione. Devi fargli il cambio della pasta termica, pulizia delle ventole e controllare se le ventole girano correttamente, sennò le brutte vanno costruite. Se ti sei fermata la ventola in gira più, è normale che ti si spenge di botto. Se invece fra circa 10 minuti tu lo vai a riaccendere e non ti si accende neanche per 10 secondi, cioè proprio morto, vuol dire che o ti è esploso un condensatore sulla scheda madre o c'è qualcosa che comunque che non va, ma in quel caso la vedo difficile la riparazione. Purtroppo, te l'ho detto, no, purtroppo un po' così rude, però... Ah, è successo ieri e si continua a non accendere? Hai provato a togliere la batteria e accenderlo senza batteria? Hai provato a togliere la batteria e lasciarlo senza batteria qualche minuto? Perché te lo sta facendo. Che cosa? Ma chi? Prima di stasera mi ha detto fallo con calma. Io mo l'ho iniziato, lo finisco dopo. Okay. Dice prima di stasera lo sta facendo. Allora, ogni quanto si cambia? Dipende. Nata di nata ha fatto anche quello. E allora purtroppo, Luca, la vedo purtroppo grigissima per quel portatile. Se si è spento di botto, è qualche a livello di condensatore, di qualche cosa, sicuramente qualche pista sulla scheda madre, che purtroppo sul portatile è tutto saldato insieme. Se ti ha salutato qualcosa di quello, se ti ha detto fai con calma, perché ieri me l'ha portato e mi ha detto fallo con calma, tanto io poi lavoro stasera, stanotte, domani, quindi entrerò qua. Entro domani sera, quando è fatto ti chiamo. No, perché stamattina ha chiamato, dice come non è pronto il collega tuo, mi ha detto che stamattina era pronto. E lì io, dopo avendo sentito il tuo vocale, io ho detto guarda che il collega mio non ti ha detto così, ti avrà detto che se ce la faceva te lo dava. No, infatti mi ha detto così. Becca. Però dice, ma ha pure detto che se ce la facciamo lo dà. Però se chiamato, non ce l'ho fatta. Bravo, stessa cosa che ho detto. Semplice, no? Anche perché ieri tra il fratello dei tesi qua e tutto quanto, da quanti ne ho fatti al volo? Che ho fatto 10 subito, ma purtroppo niente, ormai non... Poi fallo con calma e questa non è calma. Allora, Stefano, ti sei perso il mio urino per il caffè. Oh, me lo so perso, è vero, Iro, eccolo, grazie Stefano per la risposta. Comunque no, nessun bollino sulle viti, quindi si può aprire, oppure mi conviene in qualche modo contattare Ace perché possa aggiungere il secondo SSD. Allora, ti faccio un esempio, Iro, non so come funziona il fatto del nitro dell'Acer, però per dire, per MSI, se scrivi ad MSI ti danno loro il consenso per aprirlo, in modo che tu gliel'hai segnalato e non invadi la garanzia, anche se lo apri tu da casa. E non so se funziona alla stessa maniera per il discorso Acer. Volendo, se vuoi stare tranquillo, sentili prima di farlo, poi se ti dicono che invalidi lo stesso la garanzia, tu lo fai lo stesso, se lo vuoi fare, se lo ti aggiungi o li aggiungi. E poi ti incrociare le dita e spera che non si rompa proprio... Italiano è a interpretazione. Sì, lo so, Nascimento, è così, ma noi ci combattiamo. Penso che il mondo degli assemblati con il tempo debba andare solo sul mercato dei PC in aula di scuola. Si dovrebbe istruire l'utenza anche a farsi solo il PC senza mettere nozioni in testa assurde, giusto? Ragazzi, ho un PSU preso da voi, Antec 620, montato stile legge V450 3.3 bla bla bla. Quando accendo il PC parte dopo 2-3 secondi che premo il tasto. È normale? Non so se dipende dai condensatori della scheda madre o dall'alimentatore, Luca. Poi comunque tu quando premi il tasto vuol dire che tu quando spingi il PC gli spendi la ciabatta e poi quando lo stai accendendo lo accendi, quindi magari ci mette quei 3 secondi per caricare i condensatori, però non è niente di che, diciamo, non è detto che abbia un problema. Che è, scartami questo, tanto. Ah, Gerà, scusa. No, c'hai ragione. Che tu più me lo dici, più io ci credo. Sì, ma io non te lo dico, e quello è bello. Più non te lo dico, e più te ci credi. C'è qualcosa che non va. Allora, dai, bravo Pinuzzo, mette il link. Attenzione, grazie Iro, che dice grazie mille la risposta. Gentilissimo e complimenti per il canale e per i video. Questo è il secondo eurino per il caffè di Fabio. Grazie Iro. Grazie.
Ogni tanto, infatti, il gioco ci sorprende, tira fuori qualcosa di serio, stranamente, non so come. Siamo messi. In effetti, lui chiede. Non ci siamo arrivati. Siamo arrivati a 200 like. Ci famo fatica, ragazzi. Siamo pochi. Siamo tornati. Ci sono pochi. Chi dice da fare una cosa, la fanno tutti. Se creano doppi account, lo fanno. YouTube è tutto dovuto su sta piattaforma. Sì, infatti, tutto sì. Dovremmo andare su Mixer. Se riesce manca a bannarti. L'hanno chiuso. Appunto. Se riesce manco più a bannatizio Santa Pace. Se con delle richieste base, cioè. Vero, che palle. Allora. Vero, poi c'è sta Gio, guarda, Gio senza manco essere in grado. No, Gio ormai niente. Cioè, boh. Le basi proprio mancano, Allora. Tizio mio. Ma dove sta, insomma, il lago delle Borsena? Che sul lago devo andare a allora, ci abbiamo un po' di cavetteria qua. E tante volte mo Luca perché dice impossibile da riparare, quindi sì, cioè quello poi, lì è cioè che tante volte questo te lo dico da riparatore, tante volte in realtà tutto si può riparare, a parte da sto presupposto è che spesso non conviene, perché molto spesso ti trovi a cambiare cose a un prodotto che c'ha i suoi anni e spesso con gli stessi soldi ne compri un altro equivalente nuovo o semi nuovo molto più potente e tenuto magari pure molto meglio del tuo, quindi tutto si può fare, cioè tu puoi pure cambiare una scaramella a un portatile di 12 anni fa ma non va dalla candela. Ma tu l'alimentatore che utilizzavi, Luca, era originale o compatibile? Già l'avevi sostituito in passato? Questa la sai tu perché se ce l'avevi Nico. Sapete, no, beh, questo non c'avevi però la sim. Sapete dove vanno messi gli HDD e SSD SATA nel case MZXT H510? Dietro. A parte che il 510 sulla base davanti dovrebbe essere tutto forato con quelle grigliette in plastica che si sganciano facilmente e ti consentono il fissaggio dell'SSD. Ma che peschi a fare entrare al lago, tizio, e tutto quello che pì, bene che te la sei mangiata la monnezza di cani morti. Vero. Non si pesca al lago. Cioè, se non la pesca al lago, tizio? Cioè, è proprio divertimento per dire, ecco, come va al laghetto sportivo, lo peschi o ributti, non mi dica che tipo congeli e tuo magno, perché poi ormai il passaggio congeli con lui è obbligato. Vabbè, con lui sì. Cioè, il pozzetto, capirei. Fatto. Va proprio col pozzetto. Sì. Sì, sì. Ciao, Anthony! Allora... qui cerchiamo di intanto di cable managementare tutto. Ma che congelo, ributto? No, perché magari pensi che congelando l'acquista. Tipo il pesce con l'azzurro, capito? Dicevo, devo congelare questo per... Ma di abbattere. Ma di abbattere, sì. La salmonellosi. Allora, beh, se siamo finito, se siamo spenti, io. Stanno un po', vabbè, Gio sta a provare a stuzzicare a me e neanche gli risponde, che poi è ignorante. Il gommone non si guida, il gommone si governa, Gio. Buona! Ignorante. Tanto ieri Gio, niente, c'ha problemi con la sua gigabit bellissima, ha dovuto abbandonare. Viene con la gigabit? Su Formula 1 c'ha problemi seri, ha dovuto abbandonarci a metà strada. Come mai con la gigabit mi ha problemi? Non lo so, su Formula 1 2020 continua ad avere problemi, che viene cacciato fuori, gli si disconnette. Sarà un problema delle porte. Infatti ieri poi ha rage quittato. Non è rimasto manco in chat, ha chiuso visto il gioco. Visto che è prima vi ho mandato due caffettini, vi mando due amaretti. È stato tradito. Secondo dalla sua voi, linea, quindi è sempre rimasto male. Perché lui la ragazza non ce l'ha, quindi possono non può creare problemi. È stato tradito dalla linea. Fa più male così. Brutto, come te all'inizio ho fatto, ve le ricordi? Mamma mia. Che poi io voglio informarmi a casa, perché a me dovrebbero mettere, cioè io ho il tombino di flash fiber fuori. No, a casa nostra, a casa mia, cioè io non ho chiesto l'upgrade, però cioè. Io se ci stavo faccio. Mettilo. Sì, sì. Mi devo informare. Se ce l'hai vicino io per metterlo io dovrebbero farsi tutto il vialetto. Diventa. Per quanta usa a casa. Beh sì. Prima o poco farò,
Però magari sai che c'è, io aspetto che qualcuno nel palazzo, tipo Federica e mio fratello, Tu ne ceriti, io quando gli dico, senti, quando stai a mettere, ecco, sta come su a terra, stai a passare un cavo, senti zio, mettine due. Te fa senti che poi dopo ti dicono, allora zio, senti, la metto per te, dammi la metà della cifra. No. Regà, con una piotta si può montare il PC con voi, no, Ertix, non è a pagamento, 500 euro a testa. Allora... Fabio ha detto l'originale, il PC è un HP Omen CE, ma no, io non so il problema originale, Luca, perché quando è scritto non c'ero prima. Allora, originale. Ma io ho donato, no, lui... visto che prima vi ho mandato due caffettini, mo vi mando due amaretti. Secondo voi due SSD di merce diversa? Marche. A Gerard. Marce. Marce. Beh, marche, traduci. Diverse, no? Possono creare problemi? Che vuol dire? No. No, non posso creare problemi. Meno che non fai un ride, no. Grazie a te per la donazione, Iro. Ora comprare un 77600K. Dove lo compri? Su Marte, non c'è. Comunque no, per quanto riguarda il PC quello lì delle... Allora, devi provare a cambiare l'alimentatore. Se non è l'alimentatore... Niente, ha fatto già tutto il resto, già io ho detto. Non è la temperatura, non è la batteria quella che è andata in corto. Grazie alla scheramante. No, quella è quella. Vorrei sapere, perché se guardo un replay di un hot lap sul Race Room il processore parte quasi al 100%? Perché... che per caso c'hai, ormai ogni volta che leggi 100% è per caso c'hai il MSI Dragon Center installato. Boh, non so l'hot lap di Race Room quante risorse utilizza, però può darsi che ti va al 100 perché sta elaborando il flusso video e quindi ti sale. Già sta ancora così, poi ovvio che uno tinta, spende 30 euro del gioco e ti butta fuori senza dirti nulla. È vero. Succede. Ma poi ieri c'era tutta la voce a fronte, vabbè ragazzi, oh, il mio wow. Sì. Wow. Eccolo qua. Però non è un PC da preistoria, funziona molto bene. Dite che la spesa non va. Allora, la questione è, innanzitutto devi trovare qualcuno che te lo ripari, perché ti spiego. Le schermate delle portatili di fatto come ricambio non si trovano, quindi te la può dare solo l'HP. Tutte le altre che trovi sono schermate rimediate da portatili dismessi e quindi costano tanto. Se poi ti fa fare il lavoro da un negozio per cambiare una schermata a un portatile del genere, generalmente come manodopera, te parlo da noi, cioè se tu venissi con la schermata e ci monti questa su questo, meno di 80 euro non ti costa, perché quelle sono circa 2 ore di lavoro per fare una cosa fatta bene, perché lo devi smontare tutto fino all'ultima vite. È come se cambi un motore alla macchina, devi smontarlo tutto, pure devi smontare la scheda wifi, tutto ciò che c'è stato lo devi riportare su quell'altra e poi rimontarla. La scocca va divisa in tutte le parti in cui deve essere divisa e quindi è lavorone. Poi soprattutto c'è il rischio di fare danni, perché se non lo fai con calma rischi che danneggi qualcosa. Quindi calcola già quella cifra come manodopera e poi ci devi mettere il costo del pezzo. Ma non lo installa, giuro, tanto ha solo problemi ultimamente. Raga, ma chi non ha ventole PVM e decide di controllarle manualmente, non da BIOS, cosa mi consigliate in alternativa a Dragon Center? Ma penso qualsiasi software pure tipo Speedfun te lo fa una cosa del genere. Poi scusa, ma tu una volta che hai creato un profilo da BIOS, no? Fatto bene, perché lo devi toccare? Rubix! Rubix che ci sono a 2 e 29. 29, così spiccio. Spiccio. Tieni il resto. Tieni il resto, mancia. Garçon. Kira dice, io ho la centrale Telecom a 10 metri da casa, 10 metri reali, però la fibra arriva fino lì. A me in casa sta solo il rame. Mamma mia. Ammazza. Scavarca di notte, sì. Stendilo. Stand in cavo. Come mobo ho Asus ROG Strix B450F, una 1063 giga che hai su anni e credo faccia collo di bottiglia. Dipende da che processore, in realtà la scheda video è difficile che faccia collo di bottiglia al processore, semmai è il contrario. Oggi trovo a casa a casa un incidente in moto. Ammazza. Aia, chi ha fatto incidente in moto? Leonardo Magnano. Leonardo! Stefano, quando dici incidente in moto ti è vicino. Sì. Spero nulla di grave, amico mio. Spero nulla di grave.
Allora, rivolità, annaggia miseria. Però vabbè, se sorride sta bene, dai. Cioè, il 3-6 va bene, certo dovresti cambiarla con la scheda video, è ora di cambiarla, sì. Sì, è decisamente ora di cambiarla. Vieni qua, su, bello del. Ma che fai, parli chi cavi? Ci abbiamo riaperto da una settimana, già parli di computer. Sì, da a Natale che fai? Quando è 28 dicembre stai a assemblare tutte le macchine del mondo, no? Poi lo scoprirai. I giorni più brutti per noi, cioè più brutti, quelli dove si lavora di più di solito sono 27, 28, 29 e 30 dicembre. Non ci chiedete perché, però è un mix tra gente che sta a casa e dice quindi vado a vedere per il PC, quindi non fai altro che fa preventivi a rotta le collo fino al 6 di gennaio. Senti, ormai stiamo a settembre. Sì. Ferragosto è passato. Sì. Sorge la classica domanda. Quando ce l'hanno la partner? Che fai a Capodanno? A Capodanno, non lo so. Mi prendo qualche giorno di tempo ancora per decidere. Festa in mascherina col Covid, andiamo. Allora. Niente, comunque Gio, niente, comunque sto F1 2020 non mi andrà mai giù. No, no, lui ormai è proprio andato, Non è traverso. Si è rotto il piede solo Leonardo, vabbè. Ah. Allora, ci siamo quasi, ragazzi. Ore? Sono le ore? 17.06. Hai esattamente altri 24 minuti prima che io infili la chiavetta di Windows. Ci sia pure che bull managementato. Cioè, lo potrei pure chiudere qua dietro. Lo chiudo? Aspetta. Che va di corsa? Mi serve una fascetta. Una. Una. Brutto non è così, una. Ma la stream su Twitch, Deadfire, la stream su Twitch la si fa il martedì dal negozio e durante la settimana la facciamo da casa. Poi se tu ti iscrivi ti arrivano le notifiche, qual è il problema? Twitch, ragazzi, Twitch è il futuro. Quanto segna il contatore PC assemblati? 2,80. Non montare i due, calco, come la live uno adesso, 2,82. Ieri non lo so che mi sono perso qualcosa, che pure ieri gli ho dato. Allora, ci siamo. Siamo pronti per l'accensione? Aquila Imperiale la lancia lì. Secondo voi l'OLED, che ormai è uno standard per gli schermi degli smartphone, potrà diventare uno standard come monitor da gaming? I neri, ovviamente, il tempo di risposta sarebbero ineguagliabili. No, secondo me no. Secondo me l'avrebbero già fatto. No, non diventerà uno standard perché faranno prima con i LED, con l'autospengimento dei LED. Quindi di fatto tu invece di sfruttare l'OLED per i neri più neri userai il fatto dello schermo che rimane spento dove c'è nero. L'evento rilevante il SATA C. Ah, perché mi manca la connessione SATA su un controller loro. Aspetta, lo devo un attimo girare. Girare! Girare! Eh sì, perché c'è una ventola sola accesa, non capisco il perché, che se sarà mezza spirata, eccola con le fascette. E questa è una. Il primo problem solving. Ecco. Eh no, perché io non apro quasi mai YouTube. Vi ho provati per caso e mi sono perso il montaggio del PC. Deadfire, non ti preoccupare, tanto rimane registrato. Poi in linea di massima, salvo proprio problemi particolari, ricordati che noi streamiamo alle 3:30 tutti i venerdì su YouTube e tutti i martedì alle 2 su Twitch. Questi sono appuntamenti fissi che non cambiano. Se cambiano vi vengono notificati tramite storia Instagram. Chi di voi non usa Instagram è un problema suo. No. Tanto mi arrivava quello che scritto, ma io non uso Instagram. Intanto l'IVA fritta ci dona 1,91. 1,91 perché con i 2,29 va a pareggiare. Adesso non c'è Cucciari, se c'era Cucciari era proprio triggerato, ma quando legge 1,91 penso che non me lo posso mai. Ma l'hai letta? Ah, qui si vede. Calcola Cucciardi su top donator su Twitch, cioè tipo .89. Ieri che non ho visto, diceva Cucciardi. No, quello lo sai perché ce l'ha così? Perché lui smussa gli altri. Smussa gli altri. Nello smussare gli altri. Se deve smussare da solo. Aspetta. Allora. Mi rimette Friccichello su HDMI che ieri stava su DisplayPort. Che da solo ci andava? No, ci ho messo io, stavo a fare dei test su un PC. Che ti abbassa lo spazio, devi usare pure questo. Ho usato questo perché era quel problema che diceva non mi si vede bene, quindi ho detto ok, mo ti metto in 4K su Friccichello a 30 fps, voglio vedere come vai. Va bene, e cambiamo schermata allora. Questa? Oh, eccolo qua.
Hai fatto? Sto partendo. Allora, però così non si vede, devi mettere quell'altra esterna. Oh, eccolo qua, così almeno lo vedono mentre carica. Oh, si vede. Ma io non uso Instagram. Ho capito, Airpix, mannaggia la miseria. Oh. Quello non usa quello e quello non usa quell'altro. Che devo fare? Tu ormai bisogna, per fare una cosa devi fare 7-8 passaggi. Qui la verifica in 6 fattori hanno messo. Rip prima canno. Perché rip prima canno? Eccola, eccola. Ci sta, ci sta. Allora, nella mia scuola è scontato smontare e rimontare i PC. È scontato. Chi ha avuto un telefono con AMOLED sa quanto sono spettacolari neri. Sì. Ah, per quanto riguarda quel discorso, secondo me non faranno monitor OLED, ma faranno il fatto dei LED spenti. Stavo leggendo questa cosa qua. YouTube, trovate, ok. Questo che avete montato oggi è un PC che se rimane acceso 2 mesi di fila non succede nulla, sicuro. Anzi, la schermata è pure troppo corazzata per il 3.6, il che è ottimo. Grande Kira. L'assemblaggio di PC è già insegnato a seconda dell'indirizzo di studio. Il mio professore ha inserito l'assemblaggio del PC come argomento durante l'anno. Ah, buono. No, i LED, anche se vengono spenti, comunque colpiscono i LED vicini ed il nero perfetto della AMOLED o OLED se lo sognano. Sì, però secondo me sarà un modo diverso, cioè se fosse stata la soluzione definitiva, i monitor, specialmente quelli nuovi, quelli a 360 Hz che ha fatto Asus o i 4K a 144, avrebbero già sfruttato questo tipo di pannello. Se non anche lo fanno. Se la tendenza è vera adesso, più che andare sul 4K 8K, a me sembra che si va sempre sul Full HD o 2K, ma si tende proprio ad alzare, hai notato? Refresh rate, su usciti i monitor nuovi del MSI 165, 185, 2K. Cioè, roba che stanno a cercare di alzare refresh. Beh, senza Asus ha presentato, l'HD, loro lo chiamano, 1080, 360 Hz, refresh rate. Io già la 144 a 240, sì, Samuele, non la vedo la differenza. Sì, se ce l'hai, se c'è già montato, sono stato via 20 minuti. Nice, un attimo, che qui è imbattito le mani. Allora, sì, se c'hai pure il cavo, mo perché Samuele mi sta a portare tutto ciò che mi serve per costruire il saldatore con l'alimentatore dei forni a microonde. Devo saltare in aria? Dei forni a microonde, lo facciamo. Per avere neri migliori l'unica scelta economica è prendere un monitor VA. Si perdono i colori brillanti dell'IPS, ma si hanno contrasti migliori. Come andava la live? Bene, Lucius, alla grandissima. Concordo, Idra, in effetti Stefano hai detto che l'OLED verrà sostituito da altra tecnologia che garantisce il nero perché il pixel è spento. Ma è proprio quello che offre l'OLED. Oh raga, io ti dico, no, è diverso, costa meno, è quello che ti dico. Sulle TV, quella di, mi sembra, di Samsung, che hanno presentato una TV che arriva anche con l'HDMI a 120 Hz, non usano l'OLED. Usano il discorso che quando è nero i LED sotto hanno un modo diverso di illuminare il pannello dietro, i LED sotto dove l'immagine è nera rimane spento, quindi è come se c'è un pezzo di TV, hanno spenge la TV, vedi proprio nero, è nero. L'OLED sì, fa la stessa cosa, ma non la fa in questa tipo di maniera. Gli AMOLED soffrono di burn in, è vero. Mi si è presentato anche i suoi nuovi alimentatori, non l'ho visto. Comunque vabbè, vedremo, però non i Samsung usano la tecnologia micro LED, questo discorso qua, quello dicevo. L'OLED non è stato mai utilizzato per problemi di dimensioni di schermo, non riescono a scendere oltre a prezzi abbordabili. Aspettiamo Samsung e i nano LED e vediamo cosa dire fuori. Sì, ma con i nano LED non sfrutteranno l'OLED, vedi quello che ti dicevo, si andrà su un altro tipo di tecnologia. Potreste farne uno da 1600, certo, ne facciamo diversi Nikuz, per fare dei PC. Quando dovrai comprarti un PC ci scrivi e ti facciamo un preventivo, se no guarda sul nostro sito, sulla sezione PC assemblati, ci sono diverse opzioni. Ho il PC che non si spegne, cosa faccio? Tieni premuto il tasto fino a che non si spegne e poi cerca di capire il motivo, magari lo riaccendi e non te lo fa più. Il bello è che se appicci con i cavi invertiti o messi male ti salta in aria, non scherzare con i componenti dei microonde. Ma che salta in aria? Sarebbe mancata la prima volta, siamo abituati. Norto ho preso la 380 come schicca la scossa. Sto ancora qua. Ah, presa la 380. Quando stavo a fare lavori sotto casa vecchia, stavo a fare impianto per giardino, illuminazione, lì arrivava la 380 secca. No filter.
Com'è? Io ho preso la 380, mi si è incriccato il collo. C'avevo il telefono a orecchio così, mi si è incriccato il collo, mi è cascato il telefono perché mi riuscivo a muovere, poi mi sono staccato. È stato un attimo, però, roba di manco un secondo. Mi è sembrata un'eternità, però la schicca è stata ignorante. LG è l'unica che produce pannelli OLED e non fa tagli sotto i 46. La 380 è difficile raccontarla. Non so se ho preso, era una 380, ma lì arrivava una 380. È stato un attimo. Però ti dico, per incastrarmi il collo e cascarmi il telefono all'orecchio, non era la 220, l'ho presa diverse volte, era un po' più forte, magari. Ecco perché stavano le superpoteri. Bravo Kira! Se è intervenuto il differenziale, non te so di nascimento, non te so di. Spec del PC stanno in descrizione, Riccardo. Deve essere PC la 380. Non credo la 380. No, io vi spiego, raga, perché a casa dove stavo prima c'è stava un canale che era 380, che veniva praticamente veniva rimodulato a 220 quando arrivava dentro l'appartamento. Era una sorta di canale diretto con la linea della CEA. Non so chi aveva tipo zottato la corrente a qualcuno, e quindi sto canale arrivava diretto. Il cavo era bello ignorante. Io stavo a lavorare fuori, non dentro casa, quindi penso che sia quello. Poi magari nella 380, magari nella 220, era 270, però era la schicca, era la forte. MSI svela i suoi primissimi prodotti di alimentazione. La serie MPG-GF, la serie MPG-GF ha tre modelli, tra cui A650, 750 e 850. Allora, il IQE465X è un buon case? Dipende dal tipo di configurazione che ci devi fare. Che è un buon case? Sì, è un buon case. O magari la misura ti può risultare un po' piccolina se ci fai un tipo di build troppo corazzato, troppo spinto. Ah, vedi, in particolare la serie MPG GF può supportare fino alle ultime schede grafiche. Se non io installo proprio perché faccio il BIOS a mano, che è meglio. BIOS a mano, certo. L'altro giorno hai fatto quel PC con scheda madre Asus, no? Sì, che poi Armory è stato Crate. Ma diceva che il BIOS era l'ultimo. No, non è c'erano l'ultimo. Quattro BIOS. No, quello lo so, che quello lo so che Armory Crate non ti trova l'ultimo. Puoi pure non installarlo proprio, Sta lì, ragazzi. Usava che cosa? Usava una fase in neutro della 380 per fare la 220. Sì, quello è vero, bravo Liva, bravo, sì, era così, mi ricordo. Ma se uno ha un modo che vada bene sia per il gaming che per la futura PS5, che deve prendere? Il 1440p farebbe a pugno la prossima PS5? Beh, la PS5 è strutturata più panna su 4K della TV. Forse quello laggiù. Ho fatto come incolla dal sito video. Ah, ok. Cosa custom? Perché non sta usando Dragon Center? Perché ultimamente Dragon Center dà problemi, ti tira su la percentuale di utilizzo del processore o ti fa segnare una temperatura che poi effettivamente non è quella, quindi dà noia poi nell'utilizzo del PC. Per quanto riguarda l'installazione dei driver funziona bene, però dopo se non lo disinstalli, non lo disattivi, ti crea problemi, magari ti fa stare la CPU all'utilizzo del 100% quando non è vero. Comunque la 220, se non la prendi per una volta, non sei in veterano. Io l'ho presa in una vecchia casa con il salva vita rotto, grazie. Lo so, io pure l'ho presa diverse volte. Grande Samuele, buon lavoro. Se devi prendere un 4K per PS5, adesso ovviamente avere HDMI 2.1 per il 4K a 120Hz. Esatto. La prenderete Founder o Custom? Prevalentemente Custom, Riccardo. Bella esperienza, ok. Se riuscire la tutta spec del PC. In descrizione, Riccardo, trovi la descrizione, trovi tutte le spec di questo computer. Allora, di F600 vorrei pensare. Non male, Mario. Aspetta, qual era poi quello lì? Pensa che ancora non ci è arrivato, cioè era fra una settimanella quel case là. Ti ho messo il silenzioso, non volevo usare quel tastino, io lo uso, odioso. Allora, comunque, ok, questo sì, questo sì, questo sì. Ok, il BIOS è fatto, scaricato. Questo l'ho messo su una chiavetta. Adesso prendiamo, mettiamola sulla chiavetta 7C91. 7C91 a 20.
Senti, ti ho messo la vibrazione al telefono, va bene? Sì, mi stanno a spammare male. Allora, fra una... quando ci arriva il DF600? Entro il 10 settembre. Allora sì, più o meno sì, una settimanella, Mario. Ciao Antonello, alla prossima. Quanto vale nel RX560 euro stato giga? Poco. Un caffè, Giovanni. No, vale, non so, di preciso la cifra. Non ti so, non te la so dire così su due piedi, però molto, dai, già non 40 euro, dai. Ce sto a rimettere. Allora, ma 4K a 120 Hz come si raggiungono? Nemmeno 2 RTX 2080. Sì, vabbè, ma la console è diversa, il modo di farcela arrivare. Non punta solo sulla potenza hardware, punta su un discorso diverso. Il gioco esce ottimizzato per fare ciò. Non, infatti non si vedrà mai bene come un 4K fatto da PC. E il sabbraccio sul DF600? È certo. Vi è mai capitato sentire un distillatore di piccolo ronzio? Sì, può succedere. Ma può succedere a tutti, non so a quello. È l'ultima basso. Si aggiorna del BIOS. Ciò cosa è il tearing? Il tearing è una linea orizzontale su schermo, una divisione sostanzialmente dell'immagine che tu stai vedendo. Sono delle linee come se non si muove in sincro l'immagine. Quando tu ti muovi, magari la parte centrale dello schermo si muove in un modo e quelle sopra rimangono un attimo fermo, e quindi ti sembra che come se si taglia in orizzontale per un attimo l'immagine, effetto tearing. Lo faranno con trucchetti tipo il DLSS, infatti. Comunque Fabio, il sito continua a rincoglionirmi con la disponibilità degli SSD, dice Joe. Una volta ci sono, una volta no. Control F5. Tesoria di oggi abbiamo caricato Control F5, che serve per i browser per cancellare la cache. Control F5. Quindi oltre a ragionare la pagina solo con F5, se tieni premuto pure contro, cancella la cache. Nel caso di Joe ovviamente è Control. Come fa la CPU a stare a 38 nel BIOS? Io sto attivo a 45. Vabbè, dipende dal tipo di configurazione. Questa è adesso appena... col case aperto, qua dentro ci sono 27 gradi. Case aperto, pasta termica nuova. Distributore è aperto qua, dentro area locale condizionato. Che ne pensate della Asus ROG Maximus 9 Hero? Vabbè, le ROG Maximus sono bellissime schede a livello di estetica, naturalmente. Sono anche ben corazzate. Non abbiamo avuto dei bellissimi trascorsi con alcuni modelli, però comunque è una scheda di fascia veramente alta, è un'ottima scheda. È come andare a chiamare in causa, che ne so, una Ace, per farti l'esempio. Allora, speriamo, Kira, che se il DLSS 2.0 faccia miracoli anche per le schede, per i possessori di serie 2000, tipo che fa rinascere la 2060, vediamo, speriamo. Allora, ad inizio settembre prendo un VD blu da 1 tera che devo rinfrescare il portatile per la scuola. Mego Yomberi, non vi sembra che il mercato monitor sia troppo avanti rispetto all'hardware disponibile? È sempre così in realtà, qui Imperiale, è come quello delle TV. Se tu ci pensi, esistono TV 4K quando sostanzialmente il decoder di Sky ci arriva a malapena. La maggior parte delle cose che vedi su Sky le vedi in Full HD. Cioè, qui parliamo di che tu ti compri in 4K HDR a 340 euro ad oggi, e il decoder The Sky sostanzialmente solo su due canali arriva in 4K HDR. Quindi devi usare Netflix sostanzialmente. Però il problema è che una TV da 300 euro è lenta come smart TV, perché esce con un hardware interno un po' bassino. Quindi quelli, i pannelli stanno da avanti. Poco sono lente pure a cambiare i canali. Sì. Quando cambi canale tu schiacci, fa schermo nero, sì, e poi carica il canale. Come mai non vendete Asus? Ma Riccardo, perché nel corso degli anni abbiamo provato a vendere, cioè abbiamo venduto diversi brand, tra cui anche Asus, poi siamo approdati. C'è un problema che alcuni brand escludono quasi automaticamente altri. Poi ormai tutti i brand stanno facendo tutto l'intero ecosistema, a partire da un mouse fino all'alimentatore, dal case, alla tastiera, alla scheda madre, alla scheda, tutto. Mancano solo che fanno le RAM, per come fanno pure i trasferenti al liquido. Che però non è che li fanno loro, li producono loro, se li fanno fare brandizzati. Quando arriveranno a quel punto, tu quando ti leghi a un marchio e ti trovi bene con quel marchio, per un discorso di target, di in numeri, realtà sarà un paradosso, eccetera. Ma quando c'erai un PC tutto MSI, in realtà da MSI non c'era niente, sì, perché tu c'erai tipo MSI come per dire qualsiasi altro produttore. In realtà loro si faranno produrre l'alimentatore da qualche OEM, si faranno produrre il raffreddente al liquido da qualcuno che li fa. Alla fine di loro c'era sempre solo scalamare il processore, ma il loghetto ce l'avrai su tutto. Questo poi vale pure per gli altri, eh.
infatti io sto sul, al sud in garage con ventilatore da 3 euro, mezzo scassato, consigliere manco in piedi. E allora che vuoi che stai a 42 gradi? Anzi, ma comunque per aggiornare un BIOS è diventata una cosa devastante. Sì. Comunque giustamente dice Ctrl F5 funziona se hai rincoglionizia il browser, ma se è Joe non vedo come possa funzionare, e si dovrebbe fare lui internamente. Poi vedi perché è meglio, guarda, sì, questo sì. Mi sta bloccando la zona BIOS, sarà a mezz'ora che sta. Quello quando è così lo prendi, riavvi, lo rifai. Se ma- quando il mouse torna a muoversi, non è successo niente. Tanto che se si dita con te hanno prezzi molto più contenuti, assolutamente sì. Domanda su Chrome: se uso Adblock, alcuni siti sgamano con Adblock e mi viene disattivato. Ci sono dei rimedi per non farlo rilevare? No. Non mi risulta. No, ma comunque non è un male, eh. Adblock serve per bloccare le pubblicità, spam e quant'altro, non è che è un antivirus. Di fatto alcuni siti, per visto che ci guadagnano, tipo ti faccio l'esempio, il sito di Salvatore Aranzulla, se tu ci vai sopra ti dice c'hai Adblock, disattivalo per continuare a vedere il sito, perché comunque questi pori, queste persone che lavorano con queste cose, lavorano con la pubblicità che viene, non che tu ci clicchi e basta, anche che viene riprodotta mentre una persona sta navigando, e quindi di conseguenza disattivi per quel sito e via, non ci devi cliccare. Usa Brave al posto di Chrome, meglio di tutti. Io, vabbè, io mi trovo bene con Chrome. Prenderete anche le schede madri A520 per PC basici? Sì, perché no? Oggi ci sono arrivate le H410M per Intel di decima, dopo le 310. Sono arrivati pure i Celeron e i Pentium per Intel, ormai andiamo solo con sì. Quelli di noi. Sì. Presa più volte la 220, una volta toccando fase e neutro insieme sono stato 10 minuti col braccio volante. Sì, è che te fanno male, bra. Allora, siamo arrivati alle ore 5 e mezza. Perfetti, precisi, case finito, PC assemblato, BIOS aggiornato. Siamo arrivati. Stefano, scarichi l'app Phoenix Wallet che ti mando un po' di Bitcoin. Ma perché mi vuoi regalare? Guarda, io sono d'accordo con te. Se mi vuoi proprio regalare, mi mandi un bit, o solo uno. Se ce l'hai da buttare e me ne mandi uno, guarda, ti invito a cena. Pago io, cioè lo paghi te con i bitcoin che mi mandi, però pago io. Allora, bravo Pinuzzo che mette il link di Twitch, per chi non l'avesse ancora fatto può joinare, perché adesso che stiamo chiudendo ricordiamo i prossimi appuntamenti che naturalmente dopo la live su YouTube ci rispostiamo su Twitch. La prima live che ritroviamo sarà con Fabio. Allora sarà, non so se sabato o domenica, più probabile domenica, comunque come sempre guardate la storia su Instagram con la quale domani vi comunicherò l'orario. Bene, tutti su YouTube martedì allora? No, siamo su Twitch martedì, ma cazzo, ma l'hai capito la mazza? Ma martedì Twitch, venerdì YouTube, fa pure rima, come fate a non ricordarvelo? Un bitcoin non ce l'ho manco io, ma se vuoi ti mando 1000 satoshi, che non so quanto equivalgono. Mo me lo faccio, come si chiama? Phoenix Wallet. Non te incartare con sta roba e poi dopo fare la girata. No, che mi frega. Ma avete sentito che ora la tracciabilità Covid sarà direttamente nel sistema operativo, sia esso Android che iOS? Ovviamente la tracciabilità sarà disattivabile. È una cagata. Vabbè, perché so che tutti i 51 sono morti? Vanno una bomba, perché quando devono poi andare a migliorare il processore gli serve da modificare magari un paio di pin che una volta magari davano voltaggio su un canale, adesso devono darlo sull'altro e quindi devono rifare il socket. Bene, ragazzi, noi andiamo, anche che abbiamo un botto da fare, ci vediamo nel weekend con me, poi lunedì con Stefanino e si riparte. Sì. Si riparte a tromba. Ci ritroviamo comunque sia. Ecco, seguite Instagram per le prossime storie, Twitch, eccetera, eccetera. Io ritornerò naturalmente lunedì sera. Ragazzi, ve lo dico a tutti quanti: lunedì finalmente ritorna la serata sgaga. Che è la serata dove comunque sia. Quale ci titolo? C'è un titolo, si chiama Made of Scare, che è un gioco un po' horror. È carino. Ritorniamo, visto che si va verso l'autunno, si ritorna anche a sgagheggiare un pochettino. Ciao a tutti, ragazzi. Grazie a tutti. Ciao, un abbraccio. A presto. Ciao.